Salve, benvenuti a tutti, benvenuti ai relatori, grazie di essere qui, ringrazio anche Marco Degli Angeli che si è attivato molto per la serata di stasera. Questo talk fa parte di un ciclo, il decimo appuntamento di una serie di talk tecnici che sono momenti di scambio di esperienze, conoscenze, confronti, interazione nella cornice del progetto ADICOM, Advanced Cosmetic Manufacturing, quindi un accordo di ricerca con università e imprese con lo scopo di portare avanti il manifatturiero avanzato in ambito cosmetico in particolare, con ricadute chiaramente anche in altri settori, ma in particolare con un focus sul cosmetico. Lascio la parola a Marco Vitale e Marco Crotta per introdurci alla blockchain, il tema di stasera. Grazie. Buonasera a tutti, sono Marco Vitale e sono presidente della Fondazione Quadrans e amministratore delegato di Full Chain S.p.A. Anziché fare la solita presentazione, visto che siamo in un ambiente disruptive, proveremo a fare una presentazione con due interlocutori. Questo anche per andare a riprendere il concetto di blockchain, dove qua c'è una verità. Noi siamo due nodi di un network e quindi ci potremmo anche contraddire a vicenda se c'è qualche cosa che troveremo, come dire, che non quadra all'interno della presentazione. Ma questo è rivolto anche a voi, quindi facciamo finta che anche voi siete dei nodi di un network, quindi se trovate qualche cosa che non vi convince o che non va, alzate la mano e ne discutiamo. Quindi andiamo un po' a focalizzarci sul tema di blockchain, quindi il dato unico e ci sono i vari attori che girano intorno a questo dato. E se c'è qualche cosa che non va, c'è un alert. Sentivo prima che c'era già qualcuno che ha detto sperimentato, provato, qualcosa, chi ha già sentito un po' parlare, ha sentito parlare almeno, un pochino. Ok, d'accordo. Messo le mani, provato, tecnici, sviluppatori, qualcuno, uno, è sempre la minoranza, però bene, perché mi permette di fare un sacco di presentazioni, questo è fantastico. Allora, parleremo di blockchain, facciamo un'introduzione, siccome siamo pochi tecnici, skipperò direttamente su tutti i termini, quelli un po', come dire, da nerd, possiamo dirlo, però se volete, se ci sono domande, possiamo andare in profondità quanto volete, quindi cerco di tenere un po' idee chiare, concetti corretti ma spiegati semplicemente in maniera semplice, poi se volete che sono delle cose. Allora, innanzitutto partiamo da dire che cos'è una blockchain. E già questo termine non è molto, molto chiaro, le definizioni sono state di diverso tipo, non tutte convergono, non tutte dicono la stessa cosa, questo è un mio tentativo. Questo è il massimo di quello che riesco a esprimere con le mie capacità grafiche con PowerPoint, sorry, però l'idea è: abbiamo la blockchain, che cos'è? Questa tecnologia, protocollo, innovazione, questa cosa si basa fondamentalmente su tre pilastri fondamentali, questa rete. Un network innanzitutto, perché la blockchain è materialmente costituita da una serie di computer, una rete di computer che sono connessi tra di loro, sparsi in tutto quanto il mondo, nella zona più vasta possibile. Questi computer parlano tra di loro utilizzando un protocollo che è fondamentalmente il linguaggio che permette a questi computer di scambiarsi dei dati, e essendo un protocollo formato da regole, cioè come devono essere fatti questi messaggi, quanti messaggi ci sono, come faccio a distinguere un messaggio valido da uno che non è valido, eccetera, eccetera. E da un particolare tipo di struttura dati, che è quella che poi un pochino dà anche il nome a tutta quanta la cosa. In realtà è un asimmetro, che il termine è giusto, quello, cioè usiamo la parte della struttura dati per dare poi il nome a tutta quanta la tecnologia, però è una cosa diversa. Queste tre cose si basano poi a loro volta su, come dire, appoggiano pesantemente su crittografia e teoria dei giochi. Crittografia perché molto spesso si dice, sbagliando, che all'interno di una blockchain i dati sono cifrati, perché c'è questa cosa delle criptovalute, eccetera, eccetera, è falso, prima cosa da smontare. In una blockchain vera non c'è niente di cifrato, perché? Perché una delle regole fondamentali di questo protocollo è che chiunque faccia parte di questo network ha la possibilità di controllare tutto, come diceva Marco prima, quindi vi arriva un'informazione, voi siete uno dei nodi di questo network, il protocollo è in chiaro, i dati che vi arrivano sono in chiaro, vuol dire che ognuno dei nodi, ognuno di voi, ha la possibilità di andare a vedere questo dato e di confrontarlo con le regole del protocollo
e se fa match con i dati precedenti. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il nodo ha tutto quanto il diritto, anzi il dovere molto spesso, di scartare quell'informazione, perché non è valida, non rispetta le regole del protocollo. Cosa usiamo della crittografia in realtà? Non quella parte che serve per nascondere e mascherare i contenuti dei messaggi, una roba da spie nei film, ma un altro settore della crittografia, che è quello che invece ci permette di capire se quei dati sono quantomeno integri, conformi. Un esempio che si può fare è quello della firma digitale, che viene usata ad esempio nella tessera sanitaria, nella PEC e un'altra serie di cose che già utilizziamo. Quindi si usa quel pezzo della crittografia, quella che serve per mettere in sicurezza i dati. E l'altra cosa è la teoria dei giochi, cioè appunto quello che dicevamo prima, no? Siccome c'è tutto un sistema di meccanismi di incentivi fra le varie parti, la parte interessante è che facendo parte di questa blockchain, ogni elemento è incentivato a partecipare in maniera onesta all'attività di tutto quanto il network, e poi vedremo, facciamo un approfondimento. Quindi rete distribuita, protocollo di consenso, che vediamo un attimo dopo cosa vuol dire. Vai, prima Maria. Prima domanda, ma è in chiaro perché io faccio parte del nodo, del gruppo, o gli altri non lo vedono e quindi per gli altri non è chiaro, o è chiaro per tutti? Allora questo in realtà, per risponderti, mi richiede di introdurre un altro termine, cioè la mia rete è permissioned o permissionless? Allora sono delle definizioni tagliate molto in accetta, però il discorso è: se la tua è una rete dove chiunque può entrare, un esempio su tutti quella di Bitcoin, scarichi un software, fai parte sul tuo computer, fai parte della rete, stop, vuol dire che chiunque può vedere. Se sei in un altro caso dove invece non è possibile entrare all'interno della rete, una rete chiusa, a meno che qualcuno non ti dia il permesso di entrare, lì è una situazione problematica, perché vuol dire che allora sì, hai delle informazioni che circolano, però all'interno di una rete chiusa, e chi sta all'esterno non ha visibilità su quello. Qualcuno decide chi far entrare qualcun altro. Quindi va a ledere il primo principio di blockchain, perché alla fine si parla di comunità. E dove, se c'è chi decide chi far entrare un determinato soggetto, addirittura, come dire, peggioriamo la situazione, perché da intermediario, quello che vuole tirare via Bitcoin, introduciamo il proprietario, ancora peggio. Quindi ci sono entrambe le possibilità, quando metto un asterisco roba mia, ok, una va bene, l'altra no, ok, perché se nascondi le cose diciamo che non ci siamo. Allora, la prima cosa, la parte è la teoria dei giochi, cioè c'è tutto un sistema abbastanza complesso di interazioni che derivano dal, cioè il significato del protocollo è abbastanza interessante, nel senso, il protocollo dice il messaggio deve essere lungo tot, deve essere fatto, quindi definizioni sintattiche, ok, ma quello che traspare poi quando vai oltre la semantica del protocollo è questa cosa qua. Tu fai parte della rete, ok, sei qui perché hai il tuo scopo per far parte della rete, perfetto. Il sistema di regole che gira intorno a questa regola è un po' particolare, cioè per seguire i tuoi interessi, direttamente o indirettamente, tu fai gli interessi della collettività. Questo è vero, ad esempio, nel caso dei famosi miner, cioè tutti i nodi, tutte le azioni che vengono fatte all'interno della blockchain sono bene o male guidate da questa regola qui. Nei casi ovviamente seri si sta parlando di situazioni in cui quello che incomincia a entrare nella rete, farsi gli affari propri, andando a cercare di ledere gli altri, magari perché c'è un regime di competizione, o a fare le cose in maniera troppo nascosta, in molti casi può essere ostracizzato, cioè messo fuori perché ci non stai rispettando le regole della comunità, e quindi sei un pericolo per la comunità stessa. Le parole fondamentali che vengono fuori da un protocollo di questo genere sono che la competizione viene, diciamo, gestita in modalità tra virgolette sana, cioè si sfrutta la competizione per portare avanti questo sistema che comunque dà beneficio a tutta quanta la comunità. E contemporaneamente si introduce trasparenza, perché questa competizione, per essere onesta, è necessario che tutti quanti siano, tra virgolette, quasi, almeno dal punto di vista delle informazioni, ad armi pari, cioè che tutti possano controllare. La trasparenza è un valore enorme quando si parla ovviamente di blockchain. Se uno non ha niente da nascondere, si comporta normalmente, può essere soggetto a un eventuale controllo, tanto dice io non ho niente da nascondere, perdi tra virgolette tempo a controllare il mio operato, ma sì, diciamo, il controllo è insito nella blockchain, perché di fatto la regola è che ogni operazione che viene fatta, ogni transazione che passa è controllata n volte, potenzialmente da ogni singolo nodo che sta dentro la blockchain. Quindi già qui si vede la possibilità di barare quando le cose sono fatte bene, diventa molto molto bassa, diciamo trascurabile.
Poi l'altra cosa fondamentale è questo aggettivo qua, immodificabile, dove in realtà qua ci vorrebbe, diciamo, un asterisco, nel senso che una delle cose che si è ottenute per la prima volta con Bitcoin è una cosa quasi paradossale quando si parla di teoria dell'informazione e di informatica, cioè avere un dato digitale che non è modificabile. Questo va contro anni di studio di questa materia qua. Se io ho un dato, in qualsiasi forma esso sia, non esiste che non lo posso modificare, che non lo posso modificare. Teorema di Shannon, giusto? Quindi, come hanno fatto a ottenere questa cosa? In realtà ci vuole modificabile con l'asterisco, perché il discorso è: ti do una cosa praticamente impossibile da fare. Se tu riesci a fare questa cosa impossibile, allora riesci a modificare i dati, altrimenti no. E quindi che non è impossibile, ma è improbabile, perché andare a modificare un dato all'interno della struttura, se raggiungiamo il 51%, si può modificare, esatto. E quindi vuol dire, però è improbabile, perché andando a prendere una moltitudine di attori sparsa per tutto il mondo, 100 miliardi di nodi, mettere d'accordo il 51% di queste persone per andare a modificare un singolo dato, quando magari non interessa nulla andare a fare quella modifica, è improbabile. E quindi da qua abbiamo semplificato il concetto di improbabile in immutabile. È assolutamente non conveniente dal punto di vista economico, non dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista del tempo, quindi fondamentalmente non è reso impossibile. Si può traslocare la piramide di Cheope volendo, sì, è fattibile. Però, insomma, improbabile, diciamo improbabile, non proprio. La rete, dicevamo, la rete di computer è una rete distribuita. Chi magari di voi si ricorda Kazaa, Emule, Adunanza, BitTorrent, tutto quel mondo lì, ok, nasce su delle reti peer-to-peer, guarda caso negli stessi anni più o meno, cominciato ad avere un po' molto forte qualche tempo. E l'idea qual è? Che già il termine lo dice, tutti i nodi sono pari. Così come non c'è un governatore della blockchain, non c'è qualcuno che ti dà il permesso di entrare e uscire, tutti i nodi vedono le stesse cose, possono validare le stesse informazioni, sono uguali. Questa è una cosa eccezionale per molti punti di vista. Primo, perché cosa vuol dire? Che altra cosa fondamentale è che tutti i nodi hanno le stesse informazioni, quindi ogni singolo nodo della blockchain ha una copia completa di tutto quello che è avvenuto dalla blockchain dall'inizio. Anche se adesso siamo gli ultimi, arriviamo, attacchiamo un nodo alla rete, la prima cosa che posso fare è dire: aspetta che mi devo sincronizzare, dammi in alcuni casi qualche giorno, in alcuni casi qualche ora, che vado a prendermi tutto quanto lo storico e vado a digerirlo, controllo ogni singola cosa che mi è arrivata fino ad avere un quadro chiaro della situazione ad ora. Quando arrivo, mettono in pari con il resto della rete, allora comincio anche a macinare insieme. Ma il bello qual è? Che se una rete è fatta in questa maniera qua, se io anche dovessi perdere metà di questa rete all'istante, per un disastro naturale, per una guerra, per un conflitto, perché si è tranciato il cavo sottomarino fra gli Stati Uniti e l'Europa che mi connette internet, non è un problema, nel senso che la rete ti rimane in piedi, è in grado lo stesso di andare avanti, quasi come se niente fosse successo. Quindi, quanto è importante avere una distribuzione anche geografica dei nodi? Vuol dire che può prevenire anche potenzialmente delle questioni politiche. Adesso è successo quello che è successo in Cina, potenzialmente se era tutto dislocato in Cina, spegnevano le macchine e di qua rimanevamo al buio. Invece più è distribuita, si spegne qualche cosa di là, non ha importanza. Di qua può andare avanti la rete. Si riaccendono i nodi di là, si risincronizzeranno e quindi avremo il network. Per riagganciarci ancora a un concetto di privato. Il privato è comunque molto meno esteso rispetto, come dire, alla capienza mondiale, quindi vuol dire che se un'azienda fallisce e sta promuovendo una blockchain privata, quella chiude e non ci può essere un backup, e quindi viene a meno questo concetto di fermare una ipotetica blockchain. Cosa che con una pubblica, appunto, essendo dislocate tutto quanto, l'esempio più eclatante, più forte in questo momento è Bitcoin, siamo intorno noti più o meno 15.000 nodi in tutto il mondo. Fermare 15.000 nodi contemporaneamente, perché se li fermo un tot alla volta non ho risolto niente, quindi fermare 15.000 nodi contemporaneamente è assolutamente infattibile. 15.000 comunque non è un numero enorme, pensiamo quanti comuni in Italia abbiamo. Degli angeli. 8.000 avremo già solo in Italia un network sicuro ed equivalente come la metà del network di Bitcoin. Pensiamola, in tutto il mondo potrebbe essere una rete inarrestabile a questo punto.
io parlo solo di comuni, poi dopo li possiamo ribaltare sulle poste, poi li possiamo ribaltare su ogni singola azienda, quindi vuol dire che il fenomeno anche Bitcoin è circoscritto a 15.000, ma teoricamente se vediamo la blockchain come un'opportunità per fare qualche altra cosa, il fenomeno potrebbe essere molto più grosso. Ordine dei commercialisti, per esempio. No, dove ogni singolo nodo ha anche obiettivi differenti, quindi trovare il cartello è impossibile. Pensate per esempio un nodo posizionato dall'associazione dei macellai che è all'interno di un network dove c'è un nodo appartenente all'associazione dei vegani, e lì si devono controllare a vicenda, quindi vuol dire che la quadra non la troveranno mai, non possono fare cartello, e quindi di fatto deve andare avanti la verifica indipendente, e quindi di fatto non può venire a meno la rete, o non ci può essere, come dire, convergenza di interessi. Perché come uno degli altri termini fondamentali, questa rete è distribuita, noi, il concetto fondamentale per noi è quello di essere completamente distribuiti su tutto. La cosa che è un po' l'incubo di questa tecnologia, l'avversario principale, è il concetto di centralizzazione. Quindi che sia una centralizzazione territoriale, che sia una concentrazione di vendor, che sia politica, interesse, che sia di settore, che sia di interesse, qualsiasi, sotto qualsiasi sfaccettatura vai a guardare quella realtà, tu devi garantire che in ognuna di queste sfaccettature non ci sia una potenziale centralizzazione. E questo è comunque una delle battaglie che mi viene portata più avanti, perché puoi provare a prevederle tutte, poi scopri sempre che ce n'hanno più e devi affrontare anche quella. Però l'idea è, più siamo distribuiti, più siamo scattered in tutti i sensi, meglio è. Quindi mi stai dicendo che se una blockchain, la metto tra virgolette, magari privata, ha un numero limitato tipo di 26 nodi, dove dentro questo, chiamiamola anche filiera, ci siano degli attori della stessa filiera, io vi faccio la domanda a voi, se dovesse succedere lo scandalo alla fine, qual è l'interesse degli attori che hanno contribuito allo scandalo a dire sì, effettivamente c'è stato? No, vuol dire che quei 26 ipotetici nodi si mettono d'accordo per andare a modificare quel dato e far finta che non è successo niente. È per questo che è fondamentale, come dire, non settorializzare e avere la base più ampia possibile. Sì, però mi manca l'attore principale, sì. Cioè io mi alzo domani mattina e decido di fare una blockchain mia, cioè mia, non lo so, cioè chi è il okay. Che decide, facciamo quella dei comuni, facciamo quella no, delle... cioè, com'è che funziona? Non cioè, è, mi manca no, il Dio. No, non esiste il Dio. No, ci sono idee, ho capito. Ma è corretto che è corretto che manchi. Ma che innesca, cioè capisci? Il proponente che cosa fa? Mette delle regole in chiaro, dove le regole, quindi con l'apertura del codice sorgente, chi è esperto può andare a verificare effettivamente che queste regole siano effettivamente queste, e dice io queste regole le propongo così, adesso la forza sta nell'adozione di quel network, ma non c'è il comando. Quindi vuol dire più la regola è fatta per la comunità, più la regola è fatta trasparente, più la regola è fatta in maniera corretta, senza interessi ovviamente personali, se viene adottato quel network vuol dire che quella regola è effettivamente una regola che sta in piedi. Nel caso di Bitcoin non si... L'esempio della blockchain dei notai, no? Che i notai che si sono sentiti forse in prima istanza... come si può dire, messi in pericolo esatto. Dallo sviluppo della blockchain, hanno sviluppato una loro blockchain interna, quindi hanno stabilito determinati protocolli e hanno creato una pseudo blockchain solamente per notai, ed è obiettivamente un po' una contraddizione in termini proprio, quindi c'è un proprietario di fatto esattamente una categoria che sicuramente come dire combatterà per i propri interessi, magari a discapito di qualcun altro. Quindi ha confermato quello che sta facendo adesso. Abbiamo noi. Diversamente invece è che i notai sposano una blockchain pubblica
e dove costruiscono un'applicazione. Però diciamo la regola, come dire, no, è super partes. Allora, è un po' come il fenomeno dei luddisti in Inghilterra quando è arrivato il treno, no? È normale che quando arriva un cambiamento, la blockchain è, secondo me, un cambiamento epocale, al pari di quando è arrivato l'elettricità, di quando è arrivata internet, di quando è arrivato il cavallo a vapore, il motore a vapore, vi dicendo. Gli assetti cambiano, perché c'è un nuovo pezzo sulla scacchiera che prima non c'era e tu devi fare i contenti con quello. Però, anche lì, cioè, il notaio sparirà per la blockchain? Improbabile, improbabile. Farà altro, anzi, probabilmente gli faciliterà un sacco il lavoro se la usa nella maniera corretta e toglie un sacco di... Per esempio, che problemi hanno i notai? I notai possono... Io posso vendere la mia casa nello stesso giorno a quattro notai diversi. Fin tanto che non registrano quell'atto, teoricamente io posso vendere la mia casa. Certo. Ma se nel momento della prima compravendita il notaio scrivesse anche solo l'hash del documento in blockchain, chi viene dopo può verificare se effettivamente quell'operazione può portarla avanti o si deve fermare. Il notaio, a mio giudizio, non è quello che detiene il potere per fare una determinata cosa, perché lo può fare un protocollo. Il notaio può essere demandato, per esempio, al riconoscimento delle persone. Esatto. Quindi creare quella cosa problematica quando dobbiamo collegare un oggetto fisico terreno al suo oggetto digitale, che è il digital twin. Quindi creare delle entità che hanno il compito di riconoscere la persona fisica con il suo gemello digitale, che poi può operare anche, diciamo, a livello virtuale. Se vogliamo dire, buttare una cosa un po' suggestiva, magari l'origine della blockchain si ascrive a tutto quel settore criptoanarchico, cyberpunk, quindi abbastanza un po' fuori dagli schemi, dove fondamentalmente a livello di filosofia c'è un rapporto conflittuale, perché appunto il notaio, ma altre realtà, partono un po' dal concetto tipo io sono il notaio. Questa è una tecnologia che si basa su degli altri dettagli, dove dici noi siamo, e quindi l'io sono contro noi siamo è messo fortemente in crisi, no? Un po' di per vendetta, però effettivamente il concetto è così. L'impulso è quello. Manca un altro pezzettino, allora. Struttura dati, questa qui è complessa, no? Questa, perché si chiama blockchain, no? L'abbiamo detto, la struttura, questa è la struttura dati della blockchain, perché abbiamo i blocchi e abbiamo i chain, i collegamenti. Allora qua si va abbastanza sul pesante e sul matematico, però l'idea è questa: io ho un blocco di dati che possiamo molto banalmente semplificare, diciamo, facciamo finta che è un foglio Excel preformato, no? Avete un'intestazione dove c'è scritto blocco numero, chi l'ha fatto, e poi tutta una serie di operazioni sotto riga per riga, che nel caso più semplice possono essere il trasferimento di fondi, ad esempio in Bitcoin è tizio dato dei Bitcoin a Caio, da A a quanto, e via dicendo. E quindi abbiamo il nostro blocco. Questo blocco, innanzitutto, tutti quanti quelli che ricevono questo blocco e dicono è arrivato un blocco nuovo, hanno modo di controllare tutto quello che c'è scritto dentro per vedere se le cose corrispondono. Possono anche verificare se tizio ha dato dei soldi a Caio, aspetta, ma chi li ha dati a tizio prima? Ce li aveva veramente? Ah sì, ce li avevamo, allora la firma, la transazione è sua, la firma è la sua, è tutto quanto matematicamente dimostrabile che così sia, allora ci sta, vuol dire che lui ne ha tot in meno e questa cosa passa al prossimo legittimo proprietario. Però questi dati io li posso scomporre a una funzione matematica particolare che si chiama hash. Il modo più semplice per spiegare l'hash è l'equivalente dell'ultima lettera del codice fiscale. Okay? Sapete che tutto è nome, cognome, l'ultimo è il cosiddetto codice di controllo. Cioè se avete sbagliato la lettera prima, quella la salta in automatico. Pensate invece di farlo con una lettera sola, di farlo con dei numeri giganteschi. Quindi che voi stiate, prendete un file qualsiasi, che sia un testo di una canzone, un tweet, un byte, l'intera enciclopedia britannica messa su serie di DVD, riuscite a calcolare l'hash di quella mole di dati lì e vi verrà fuori sempre una stringa sempre della stessa lunghezza. Se voi cambiate un bit soltanto a qualsiasi dato all'interno della fonte, l'hash non corrisponde più, sbanca completamente, non c'è più modo, non c'è neanche caso di confondere, diventa una roba completamente diversa, è un po' la sua impronta digitale. Per fare l'esempio, io ho un bellissimo foglio Word, mi creo il PDF, da quel PDF mi creo l'hash,
poi chiudo il Word, calcolo l'hash del PDF, dopo dico non sono sicuro se sul Word effettivamente ho scritto le cose corrette, riapro il Word, controllo senza toccare nulla, ricreo un PDF che teoricamente ha lo stesso contenuto, ma gli hash sono diversi perché è stato generato con qualche secondo di ritardo. Quindi qualsiasi tipo di modifica, l'hash è completamente differente, quindi non sul contenuto ma proprio sul, chiamiamolo contenuto digitale, no, non so, impronta digitale. Perché faccio tutto sto lavoro qua? Perché cosa vado a fare? Io ho questo blocco numero 1, è un set di dati, sì. Posso calcolare la sua hash? Sì. Questo lo vado a mettere nel blocco numero 2. Quindi il blocco numero 2 dice sì, io sono il blocco numero 2, ma tengo dopo, non il blocco numero 1, dopo il blocco la cui hash è fatta così. Quindi cosa succede? E ripeto questa operazione n volte. Quindi cosa succede? Che se io in una qualsiasi delle transazioni vado a cambiare una virgolina, il blocco è cambiato. Cambia l'hash, questa connessione qua è rotta, non funziona più. Okay. Questo è un modo, quando me lo spiegano male vi dicono che questo rende il dato immutabile, in realtà no, è un modo per controllare molto velocemente se le cose sono cambiate. E quindi cosa succede? Che chi vuole andare a truffare la collettività, noi stiamo lavorando su creare nuovi blocchi, lui torna indietro, prende un blocco vecchio, prova a fare un cambiamento. E cosa fa? Deve ricalcolare il lavoro, fare il lavoro di calcolare il blocco, ricalcolare la sua hash, e però deve cambiare anche il successivo, e poi deve cambiare anche il successivo, perché è un po' come un domino, no? Quando hai fatto una modifica devi andare a insieme con tutte quante le altre. Posso fare un esempio un po' più terreno, visto che io sono ingegnere meccanico, tu informatico, quindi lui parla di codici magari un po' più, come dire, di manifattura. Facciamo finta che queste sono delle scatole di cartone, no? Io inserisco dentro degli oggetti, alla fine faccio una foto, del contenuto di questa scatola, chiudo la scatola e la foto la posiziono all'interno della scatola successiva. Metto dentro tutti gli oggetti, faccio una foto del contenuto della scatola, che il contenuto della scatola è la foto della scatola precedente più il contenuto di quella scatola, e così via. Quindi se io dovessi andare a modificare anche solo un piccolo oggetto all'interno di una singola scatola, dovrei rifarmi e tutte le foto e cambiare tutti gli oggetti. Quindi questo è un termine un po' più, come dire, terreni. Terreni, quello che... Vediamo quella... Ok. Il discorso che questo rende i dati immutabili non è, come dicevo, completamente vero, perché provo a fare anche un esempio da ingegnere meccanico, perché l'idea è che mentre lui vuole camuffare le foto e cambiarle con le scatole, noi insieme stiamo andando avanti collettivamente a creare nuove foto con nuove scatole con nuove foto al loro interno. Quindi cosa succede? Che lui da solo si trova a dover rifare il lavoro che noi stiamo facendo tutti quanti insieme. Quindi avete presente il solito discorso Achille e la tartaruga? Ok, qui è la tartaruga che sta inseguendo gli Achille, e quindi è per quello che non arriverà mai al punto in cui riuscirà a rifare tutto quanto il nostro lavoro. Quindi anche una caratteristica fondamentale è il tempo di chiusura di un blocco. Quindi tra un blocco e l'altro, se io ho un tempo molto dilatato, posso dare possibilità alla tartaruga di fare tutte quelle comunque operazioni tra, come dire, una chiusura di un blocco e il successivo. Se io riduco questa chiusura a qualche secondo, vuol dire che è molto più complicato, perché dovrei andare molto più veloce, dovrei avere una potenza di calcolo molto elevata. E dipende anche da quello che diceva prima, il 50%, perché se lui è una potenza di calcolo più superiore a tutti noi, quindi lui ha il 50 più qualcosa di potenza di calcolo, noi abbiamo 50 meno qualcosa, allora sì, lì ha la possibilità di superarci alla fine sul lungo periodo, magari finisce che ci supera. Quindi se evitiamo di dargli il 50% siamo tutti quanti sì. Quindi come facciamo? Niente, ci si controlla. Perché? Perché sappiamo che ognuno di noi è in grado di capire gli altri quanto sono forti in termini di calcolo, sono tutti dati che si possono evincere abbastanza facilmente. Quindi questo alla fine, il discorso alla fine della qualità che ci mette a disposizione la blockchain, quali sono? Innanzitutto estremamente sicura, dicevamo prima nel
quando c'è stato il picco di Bitcoin nel 2017 c'erano 810 billion di dollari in criptovalute, tutte in blockchain diverse, principalmente quello di Bitcoin, non è mai sparito un centesimo e non si riesce, il sistema di sicurezza che probabilmente abbiamo studiato adesso ha fatto sì che non potesse sparire niente dalla blockchain. Ci sono stati furti nei wallet, diciamo, però è un altro discorso. Come se io vicino alla carta del mio banco ma tolgo il PIN, non è colpa del circuito che non funziona, è il problema dell'utente che, come dire, non usa in maniera corretta la tecnologia. È affidabile perché tutti quanti lo possono verificare, tutti lo possono controllare, c'è tutto il meccanismo che abbiamo descritto, è completamente decentralizzata, soprattutto i sistemisti non soffrono più a dover fare il backup perché non c'è bisogno, quindi la rete automaticamente resiliente, così i dati diventano fondamentalmente mutabili. E poi c'è un'altra cosa molto interessante: ogni blocco è stampigliato anche con una data e ora, con una tolleranza che in alcuni casi può scivolare massimo tra le 2 ore, mediamente 10 minuti, altre volte sono 15 secondi, io so quando è stato prodotto quel blocco. Perché? Perché all'interno del dati che vado a mettere oltre la foto ci metto anche la foto dell'orologio, quindi so quando è stato fatto quel blocco lì. Gli altri quando vedono questa foto sanno se ho portato avanti l'orologio indietro, no? Se ci sta che magari abbiamo 2 minuti di differenza, quindi con uno scarto abbastanza limitato riusciamo anche a dare una marca temporale a quando è stato creato quel blocco. Vuol dire che possiamo marcare temporalmente anche tutte le operazioni che sono sul interno. E questo quando l'orologio è privato, ma se un orologio fosse pubblico io non è che lo posso toccare, perché tutti quelli che stanno guardando un orologio pubblico, facciamo una media di quelli che ci abbiamo, una cosa più o meno così. Questi vantaggi non sono cose da poco, perché sono quelli che, se ci pensate, cioè sono i nuovi Lego diversi che abbiamo con cui possiamo andare a costruire tutta una serie di robe diverse. Cioè, fondamentalmente in realtà la storia è stata al contrario, cioè è nato prima Bitcoin della blockchain, perché chi ha creato tutto questo pensava ovviamente di fare Bitcoin, tant'è che il termine blockchain non c'era neanche, è arrivato dopo un tot di tempo, si chiamava time chain all'inizio, chain of blocks. Poi si sono accorti, se tu vuoi fare questa roba incredibile, e hanno messo insieme questi pezzi. Aspetta, però questi pezzi qua, ok, fantastico Bitcoin, vabbè che il resto della roba sia da buttare, ok, cioè, ci sono delle idee interessanti dentro, andiamo a vedere se comunque questa cosa qui può essere idealmente utilizzata anche per altro. E sì, infatti le applicazioni che poi piano piano si sono trovate per la blockchain sono diverse a seconda dei diversi settori. Quindi c'è chi la sta utilizzando soprattutto nella parte finanziaria, adesso sta andando fortissimo perché c'è tutta una serie di nuovi asset digitali che vengono scambiati e gestiti tramite la blockchain. Si sta facendo un sacco di lavoro su questo, l'identità digitale, dati pubblici, il voto pubblico, che è un po' una chimera in questa cosa qua, c'è chi dice no, non si può fare perché è troppo complesso, c'è tutto un utente che ci stanno lavorando. La parte dei pagamenti è praticamente è nata per quello, la parte della supply chain, quindi il tracciamento della filiera, quindi quali sono i modi che posso utilizzare per dare delle garanzie al mio consumatore rispetto a, cioè dare delle garanzie, non qua il termine vanno usati con il bilancino alchemico, però per dare delle informazioni al mio consumatore rispetto a come lavorare. Ne vengono fuori moltissime. C'è da dire che è un po' come dire il settore degli start-up pari, questo qua non è bene né male, quindi ci sono 95 aziende su 100 che no, e c'è qualche azienda che invece viene avanti, viene su piano piano facendosi le ossa e poi alla fine qualche unicorno spunta. Poche rispetto a tutte quelle che sono state, però sì, cioè il vantaggio è che comunque la competizione c'è, la possibilità c'è e innovazioni fuori ne vengono abbastanza. Alcune di queste anche molto interessanti e molto promettenti. Una delle cose che si può fare con alcune blockchain sono gli smart contract. Cosa sono gli smart contract? Sono dei software che io vado a mettere in blockchain. Cioè, prima dicevamo... sto spoilerando tutto? Ok. Prima dicevamo, qua vado a mettere l'informazione, qualcuno ha dato un asset digitale, una criptomoneta, Bitcoin, a qualcun altro. Quindi una transazione, uno scambio di valore. Che l'idea nasce da questo, in realtà non è un'informazione statica, viene realizzata con un microprogrammino scritto in un linguaggio particolare che si chiama script. Quindi è, come dire, insomma, il meccanismo di questa transazione può essere molto complesso. Io posso dire sì, daglieli, ma non daglieli, glieli dai, ma questa cosa sarà valida fra 10 giorni,
me li dai ma solo se ci sono altre condizioni al contorno e via dicendo, me li dai solo se lui mi dice un segreto, sono tutte cose di questo tipo che si possono fare. Queste condizioni io ho detto, vabbè, proviamo un po' a allargare quello che si può fare con questo script, con questo programma. E da lì sono nati gli smart contract, cioè l'idea è stata quella di dire, prendo questa feature e invece di mettere un programma perfetto, sicuro, garantito al limone, eccezionale, che però è applicabile al trasferimento di valore da una persona all'altra, qualcuno ha pensato, facciamo una cosa general purpose, possiamo fare una cosa generale, perché possiamo toglierci questo limite. E da lì sono nati gli smart contract. Che cosa sono? Dei software scritti in alcuni linguaggi particolari, non si possono fare chissà grandi cose, ce ne sono comunque per quel tipo di applicazione. E questi vengono messi in blockchain. Che cosa vuol dire? Che quel software eredita di fatto tutte le proprietà che abbiamo visto per la transazione, cioè verificabile da tutti, immutabile. Soprattutto la cosa particolare è che quando quel software è lì, rimarrà lì per sempre. E quando qualcuno dovrà interagire con quel software, lo farà tramite una transazione. E questo cosa vuol dire? Che quella transazione poi quando viene ad essere, dice, ok, facciamo questa transazione, quindi la rete, d'accordo, ogni singolo nodo di quella rete la farà in maniera indipendente, quindi tutti i computer della rete con lo stesso software partono con lo stesso dato di input e devono ottenere lo stesso dato di output. È più di una verifica incrociata. Abbiamo 10.000 nodi? 10.000 conferme su questo tipo di risultato, se no qualcosa sbaglia e non funziona niente. Uno degli utilizzi che quindi è un software che è accessibile, è verificabile, perché vabbè, non è il massimo della semplicità, però essendo una transazione in chiaro, non è nascosta, non è criptata, eccetera, eccetera, lì è il software. Quindi uno dice, aspetta, cosa fa questo software? È quello, è deterministico, quello che succede è quella cosa lì. Quindi delle regole, quello che dicevo prima, se la regola immodificabile viene sposata dal network e viene ritenuta valida, come dire, la utilizzano, quindi sposano il network o utilizzano per esempio quello smart contract per fare una determinata operazione. Facciamo un esempio, delibere comunali, uno fa tutta una procedura, se la procedura viene ritenuta corretta da parte degli utilizzatori, tutti quanti utilizzeranno quella regola, ma io posso vedere anche la bontà della regola per vedere se effettivamente tra uno step e un altro ci potrebbe essere qualche magagna di mezzo. Quindi, come dire, è sempre rivolto verso la comunità per l'utilizzo, altrimenti viene abbandonata. Dimmi, dimmi. No. Ok. Uno degli utilizzi che è stato più... Ecco, poi tra l'altro, siccome io con lo smart contract ci interagisco tramite delle transazioni, le transazioni dove finiscono? Nei blocchi. Quindi il fatto che là ci sia un software che ce l'ho messo io, è lì, è scritto. Il fatto che poi lui abbia fatto un'operazione, quale operazione ha fatta? È scritta. Quindi, vuol dire, trasparenza 100% anche nell'utilizzo della piattaforma e della cosa che viene fatta. Non c'è modo di nascondere le cose. O si vede che ci sono delle cose nascoste, quindi come dire, l'allarme è scattato subito perché è abbastanza evidente. Ci sono stati un tot di problemi tante volte perché magari insomma, il linguaggio era nuovo, la gente lo stava utilizzando un po' malino, sono state fatte delle... Perché il problema dove sta? Per chi scrive software? Se io faccio un bug nello smart contract, rimane lì, cosa che mette comunque gli sviluppatori ogni tanto quando fanno il tastino di deploy, gli suda un po' la fronte per quel motivo lì, perché sei consapevole di questa cosa. Che però come dire, la difficoltà che viene ribaltata su cui si lavora però è il grosso vantaggio, il grosso valore aggiunto che può dare. Quindi il problema è che c'è stato di sottrazione per timestamp, quindi non è il network non sicuro, potrebbe essere la scrittura di uno smart contract con un bug nascosto. Chi è capace di leggere lo smart contract e trovare il bug si può infilare in quella serratura per creare dei danni. Noi ad esempio abbiamo scoperto che potenzialmente i polli sono degli animali che migrano, volendo, ad esempio. Questa è una battuta interna, cosa che neanche il National Geographic sapeva. Quindi il discorso qual è? Che con questi smart contract, ad esempio, una cosa che viene fatta abbastanza sovventemente è quella di dire ok, giochiamo a fare la banca. No? Quando non so se avete sentito parlare dei token. È un programma che fondamentalmente decide
fa la banca, diciamo, dei vostri punti fragola o delle mille miglia dell'Alitalia o le fiche del casinò, ok, quelli sono tutti quanti dei contatori di valore di un certo tipo, il nostro settore si chiamano token, che vengono amministrati da un programma di questo genere. Che cos'ha? Ha semplicemente l'equivalente di un saldo, cioè al saldo di ogni singolo conto corrente a quanto monta il suo saldo in token, quindi quante fish ha, quanti punti fragola, più la possibilità di dire i miei punti fragola 3 danni a lui, e ce li possiamo scambiare, ci possiamo scambiare qua. E viene tutto gestito a livello di smart contract. Quindi alla fine cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di creare delle microeconomie che funzionano bene in un contesto sulla base di un loro facente funzione del denaro virtuale gestito tutto quanto dallo smart contract. Quindi il caso del casinò è molto calzante, perché l'idea è questo pezzo di plastica, finché sono dentro queste mura ci posso comprare il cocktail al bar, ci posso andare a scommettere alla roulette, eccetera, eccetera, ma come esco diventa un pezzo di plastica. Perché all'interno di quel contesto lì ha quel valore, quindi lo posso scambiare, posso... poi in entrata e in uscita posso convertire fish dollari, dollari fish, vi dicevo, però rimane lì settoriale. Quindi è il riconoscimento di un asset, che sia in questo caso digitale, se è più diffuso vuol dire che si avvicina più alla moneta. Il primo token della storia, che non so se tutti l'hanno visto, però i più vecchi, anziani, magari come noi, sicuro, è il gettone telefonico. Il gettone telefonico serviva per telefonare, però io mandavo a prendere un ghiacciolo, quindi vuol dire che era riconosciuto e qualcuno dava un valore. Quindi, il senso poi è un po' quello, perché all'epoca la SIP, mamma mia, la tazione del carbonio 14, perché la SIP aveva fatto questa cosa qua con i gettoni? Perché se la telefonata invece di costare 200 lire all'epoca doveva poi a un certo punto costare 220, non poteva andare in giro a cambiare tutte le cabine telefoniche, quindi si è fatta la sua moneta ad hoc, con quella con gli slot, e usava quella, quindi eventualmente se andava a cambiare il valore commerciale in lire del gettone. E qua più o meno la stessa cosa, cioè quel tipo di flessibilità lì, o il gettone dell'autolavaggio, ogni volta che vado costa sempre di più, è la stessa, ci vado poco, però l'idea è quella lì, è un po' il senso, cioè la macchina funziona sempre alla stessa maniera, il rapporto commerciale può essere più flessibile, quindi introduco questa flessibilità. E questo tipo di flessibilità è quello che poi ha permesso di utilizzare gli smart contract, ad esempio, in un sacco di altri ambiti. Alcuni tipi di smart contract fanno del token che servono per pagare, altri sono tipo le fiche, sono degli utility. Io con questo gettone, pagandoti questo gettone, posso avere diritto a un servizio. Altre sono le security, ovvero praticamente l'azione. Io ricevo dividendi in quanto possessore di un tot numero di token di quella piattaforma e ricevo gli interessi in quota parte rispetto ai token che ho. Ma potrebbe essere, adesso parlavamo venendo qua, le squadre di calcio stanno cominciando a fare i fan token, dove l'idea è io comincio a prendere i token della mia squadra e quando dovranno decidere cose fondamentali del tipo compriamo Messi o dell'amministratore delegato per un'altra Lamborghini, tu in base a quanti token hai puoi votare e la squadra farà quella cosa lì, ad esempio, quindi ha un diritto di voto su è tutto molto comodo, perché bisogna stare sempre attenti a identificare anche su quale blockchain già c'è questi token, quanto va, se qualcuno chiude e via dicendo. Uno dovrebbe avere la garanzia che qualcun altro aperto porti avanti, come dire, il beneficio, altrimenti è un problema. I videogiochi, conoscete Fortnite? Ok. Ci sono alcune piattaforme analoghe a Fortnite dove ad esempio adesso stanno studiando il fatto di dire il tuo power up, la tua specialità, è un token che io posso poi andare a vendere su altre piattaforme e gestire in questa maniera. Siccome non voglio, come dire, centralizzare la cosa, alcuni, sorprendentemente io non lo sapevo, visto le cifre da capogiro per cose di questo genere, ho detto vabbè, dobbiamo farlo in maniera trasparente, lo facciamo con dei token più blockchain, perché almeno così se ci svincoliamo dal pericolo, dal problema di dover gestire questa cosa qua in casa, non posso più da cyber security in certi aspetti. Esempio, questo qua ce l'ha fatto vedere il tuo collega facciamo a pezzi la Mona Lisa. Cioè, l'idea qual è? Che il token poi è uno strumento che mi permette di avere tutte queste vantaggi. Posso ottenere della liquidità, posso avere un mercato secondario, tutto assolutamente in trasparenza. Molte delle volte è stato utilizzato per il crowdfunding in una maniera estremamente truffaldina,
ma proprio nel senso scappati con i soldi l'83% delle volte circa. Però, come diciamo, usato male, ma forse un po' di più di quelli che hanno, alla fine hanno portato a casa col governo, erano il 4% più o meno. Però, vuol dire, se guardiamo la validità dello strumento, non il modo in cui è stato utilizzato, malissimo, è una possibilità interessante. Come funziona il Mona Lisa Token? Allora, nella storia dice, abbiamo un museo del Louvre, il museo del Louvre ha, mi piove dentro, deve rifare il tetto, deve rifare qualche cosa, deve pagare l'azienda che gli rifarà i lavori, ma non ha i soldi. Allora qual è l'idea che gli viene? Ci facciamo così, tokenizziamo la Gioconda. Allora, per me non so se si può fare, non so se ha senso, è solo un, come dire, un spiegante per spiegarvi la cosa. Però l'idea è, creiamo 1 milione di token della Gioconda e li vendiamo. Questo signore vuole 1 milione per rifarci il tetto, va bene, allora un token della Gioconda, 1 euro, e li vendo. Quindi do questi token a delle persone che intanto mi daranno 1 milione che io do al signore delle, riparazioni che mi rifà il tetto, va bene. Perché? Perché questi signori adesso cosa se ne fanno di questo token? Dobbiamo ridargli i soldi. Ok, come facciamo? Organizziamo un tour della Gioconda, in giro per il mondo, nei vari altri musei, con tutte le condizioni del caso, dove l'idea qual è? Tutti i soldi che tiriamo su dai biglietti, dal contratto che facciamo con quel museo, alla fine vanno a finire in un salvadanaio. Tolte le spese, tolte quello che vuole. Quindi quando alla fine la Gioconda finisce il giro e torna indietro, cosa succede? Questi signori dicono, beh, quanto abbiamo tirato su? Più o meno di 1 milione. Fai che abbiamo tirato su 2 milioni, questi signori per ogni token che mi ridanno, invece di vedersi indietro dare il loro euro, se ne vengono 2. Ma in più questo cosa può far vedere? Che se a un certo punto io vedo che c'è tanta gente che sta cominciando a andare a cercare, a vedere la Gioconda per questa cosa qui, posso anche un po' cambiare il gioco, magari anche durante, in meglio. L'idea potrebbe essere, ascolta, tu hai comprato i token, perfetto, quando vai a acquistare i biglietti magari mi paghi con quei token. Direttamente ti faccio uno sconto, ti faccio il 30% di sconto sul biglietto, ma tu mi ridai indietro. Perché? Perché mi aspetto di tirare su tanti soldi da questo tour della Gioconda, quindi mi conviene ricomprarmi di quei token e prendermi indietro. Oppure questi signori vedono che il tour della Gioconda sta andando molto bene e dicono, secondo me, lei dice, questo qua tira su almeno 3 milioni, quindi diventa 3 euro. Quindi sono disposto a comprarli da loro, invece di dargli l'euro uno a uno, magari gli andrò a prova a dargli 1,5. Magari 1,8, perché posso fare un altro margine, quindi posso avere un mercato secondario su un'operazione di crowdfunding e poi alla fine sono riuscito a finanziarmi da solo. Non so se è legale, non so se va bene, non so se si può fare, non so, però io sono una suggestione che voglio fare. Tecnicamente è legale, c'è, però non so le tasse come le mettono, però l'idea è questo è solo un esempio appunto della flessibilità che c'è, ma si può andare molto oltre. Ad esempio adesso sta venendo fuori la finanza decentralizzata, cioè tutti quelli che sono i sistemi che vediamo sulla finanza classica, lending, derivati, gli asset sintetici, cioè, si sta spostando sul mondo blockchain, in particolare sul mondo Ethereum, creando non poche preoccupazioni, non pochi dibattiti anche all'interno del settore, però ci sta. L'idea è che ci sono le piattaforme di prestito basate su criptovalute, basate su token, che sono ipercollateralizzate in questo momento e stanno dando degli interessi pazzeschi, cioè all'inizio c'erano una cifra tipo il 12% anno, 8% anno, roba che quando ho cominciato a capire molti fondi di investimento si sono buttati su questa cosa qua, poi secondo me nel giro di poco si smuove, una bolla che si smuove, perché non penso sia molto sostenibile. Però quando ho fatto questa slide 2 settimane fa avevamo 900 milioni in totale di dollari in sistemi di questo genere, che sono basati fondamentalmente su meccanismi della finanza tale e quale, ma fatti in un altro settore. Ma perché vado a fare finanza, tutti i rischi del caso che ci sono in un settore di questo genere, con questi strumenti? Perché sono molto più fluidi, perché uno può accedere immediatamente, perché se io adesso voglio fare finanza, cioè devo passare non so quante carte, non so quante di prima di fare una cosa, invece qua un'ora ho fatto tutto partendo da zero, con tutti i rischi del caso che mi assumo io, eccetera, eccetera. Però è molto più versatile, molto più veloce, molto più dinamico. Parliamo un attimino di noi? Ok. Noi abbiamo fatto un po' quello che diceva quel signore lì, a un certo punto abbiamo detto ci siamo fatti la nostra blockchain, che è una cosa che io dico, è da pazzi non fare mai una cavolata assurda, lascia perdere. Io sono ancora convinto ogni tanto, però perché è colpa sua?
un giorno l'hanno portato a mangiare in Australia, hanno detto vieni che ti portiamo a mangiare la pizza, perché era sulla piattaforma petrolifera, gli hanno dato la serata libera e gli hanno portato avanti una bellissima pizza con l'ananas, real Italian pizza. Yeah. E da lì, insomma, siccome era intorno al 2015, che poi c'è la periodo delle scuole, ho detto dobbiamo fare qualcosa per evitare questi scempi. E allora lì l'idea è stata, possiamo usare la blockchain per salvaguardare in Italia, per utilizzare, cioè come facciamo a... Cioè questa è una cosa sicura, sappiamo che è fatta in questa maniera, ci piace, però come facciamo a fare in modo che sia applicabile? Non è stato facile, ci hanno impiegato 7 anni, io sono... lavoro con loro da un anno, cioè, quando, insomma, avevano già fatto tutto il grosso del lavoro. E l'idea è quella di dire, ve la faccio breve, è quasi impossibile penetrare nel mercato delle aziende se non gli si va incontro, perché molti dei termini che abbiamo usato adesso, cioè ci servirebbero 6 giorni con un'azienda seduta al tavolo prima di fargli fare un progetto serio in blockchain normalmente, perché bisogna fargli tutta una serie di, come dire, preparazioni psicologiche. La blockchain è un casino, perché è disruptive, un termine che piace tanto dire a noi. Il problema è che questo essere disruptive è che ti costringe a cambiare molto il punto di vista. Cose su cui bisogna cambiare il punto di vista, soprattutto con chi fa azienda, che non puoi adottare la blockchain e basta e dire ok, la uso come se fosse un altro protocollo, è un altro database, non è vero. È una roba che quando comincio a utilizzare cambia completamente la value proposition totalmente, perché dire uso la blockchain vuol dire fare una soluzione di responsabilità e quindi cambia la value proposition, quindi tutto quello che fai a livello di marketing, anche di come approcci il mercato, di come ti poni e quindi anche tutta la tua filiera, come lavori, cambia, e questo ovviamente è una cosa quasi inaccettabile per l'azienda. Però allora l'idea qual è stata? Per rendere la cosa un po' più fattibile, rendendosi conto che c'erano delle cose su cui si poteva fare una serie di ottimizzazioni, Quadrans nasce come piattaforma blockchain per realizzare degli smart contract che è pensata per le aziende, cioè si rende conto che le aziende dicono vogliono A, B, C. Noi lo sappiamo che la blockchain può darti anche tutta un'altra serie di cose che ci sono, ma non mettiamo l'enfasi su quelle. Siccome sappiamo che l'obiettivo della tracciabilità, ad esempio, quando uno fa tracciabilità, dice questo è il mio prodotto. No? Ad esempio, uno dei requisiti che è implementabile, guarda, ci sta, ma non è la base, è l'anonimato, perché per esempio invece la pseudo-anonimato è fondamentale, assolutamente sacrosanto e intoccabile in Bitcoin. Qua non c'è. Quindi tutta una serie di diversità possono essere analizzate per dire qual è effettivamente la mia necessità e cosa mi serve per andare a risolvere quella necessità. Sempre ovviamente tenendo le basi principali, che deve essere aperta, open source, democratica, accessibile a tutti, non c'è il proprietario ma c'è chi collabora per portare avanti le idee che abbiamo, come dire, esternato all'inizio, quindi nel Genesis Block, quindi mettere in piedi questi meccanismi. Un fattore principale era quello che, a nostro giudizio, perché ci abbiamo provato, perché ci siamo svegliati la sera alla mattina con questa cosa, era che l'utilizzo della blockchain di Bitcoin o di Ethereum era insostenibile da parte delle aziende, perché se avessi dovuto farmi dei piani di costo e quindi per la parte per esempio di tracciabilità, io vedevo che la criptomoneta, perché era basata su un mercato di libero accesso sostanzialmente, fluttuava e quindi il mio costo di transazione all'interno del network dipendeva da un andamento che non c'entrava niente con l'industria, c'entrava con la parte finanziaria. Noi sappiamo benissimo che industria e finanza non è che vanno tanto d'accordo. Allora abbiamo studiato dei meccanismi dove la stabilità di quel coin era fondamentale, perché doveva costare sempre nella stessa maniera affinché uno si potesse fare delle proiezioni a lungo termine. Siamo andati all'epoca, 2013-14, a parlare con dei grandissimi big del food e la prima domanda era: sì, ma questa cosa qua, se io la sposo, quindi sto facendo un atto di trasparenza, quindi sto annunciando a tutto il mondo che io faccio la tracciabilità, ma fra 10 anni quanto costa fare una singola transazione? Dipende da quanto è valutato, allora è molto rischioso, perché io non posso tornare indietro,
perché se io inizio un'attività del genere non posso poi dopo 5, 6, 7 anni dire ai miei clienti adesso non è più sostenibile e allora non faccio più tracciabilità, perché la prima cosa che succede è che qualcuno pensa che io sto facendo il furbo. E allora abbiamo iniziato a lavorare e è maturata sempre di più la convinzione che la blockchain di Bitcoin funziona benissimo per quella cosa, quella di Ethereum funziona benissimo per un'altra cosa, ma per avere una blockchain utilizzabile per altre cose bisognava metterci mano. E quindi questa era una delle feature in più che abbiamo inserito all'interno della blockchain Quadrans. Un'altra feature, per esempio, è l'identificazione. Certo, l'anonimato, come diceva Marco, va benissimo perché in quel contesto può andare bene, ma qua le aziende, visto che sono loro che inserendo un dato all'interno della piattaforma devono garantire la loro faccia nella community, è normale che sia tutto nascosto, no? Allora si identificano e si assumono anche le responsabilità nel mondo terreno di quello che dichiarano. Quindi vuol dire che nella blockchain non c'è il dato corretto o il dato vero, ma c'è sicuramente il proprietario del dato che si assume la responsabilità della dichiarazione, dove quella dichiarazione è mutabile. Quindi vuol dire fra 20 anni, se ho dichiarato il falso, io vado a vedere quanti falsi ho dichiarato. Cosa vuol dire? Che sto ben attento prima di espormi così tanto. E quindi con questo giochettino noi abbiamo portato sul mondo terreno la teoria dei giochi. Quindi vuol dire che vengo condizionato dal mio modo di fare perché ci sono delle regole che potrebbero essere dannose, soprattutto per la mia reputazione, se vengo identificato. Quindi questo è stato un passaggio in più che abbiamo fatto e inserito all'interno di questa blockchain. E tra l'altro, se posso estendere, Quadrans è gratis. Potete scaricare il nodo liberamente dal sito, fate girare sul vostro computer a seconda del sistema operativo che avete. Adesso c'è l'entropy, quindi basta richiedere i token che servono per far girare la piattaforma se ci si identifica, perché di legge è obbligatorio, se vengono dati dei token non li puoi dare così perché potresti darli a qualcuno che magari non ne fa buon uso, quindi l'idea è per legge è richiesto fare questa procedura che si chiama KYC, quindi sapere che li dai. Quindi una persona che dice sono un'azienda X, mi dai 1000 token che provo a lavorare su Quadrans, ok? Se la verifica viene fatta da qualcuno di esterno, quando il riconoscimento, quando ci dicono è stato riconosciuto punto, arrivano i materiali che servono. E il protocollo assegna la possibilità di interagire col network e avere il proprio reward, e quindi col reward posso a mia volta utilizzare il network. Tutto completamente libero, e anche qua siamo andati, come dire, nella direzione opposta rispetto a tutti quelli che per esempio hanno fatto delle ICO. Noi regaliamo, perché noi, come dire, il beneficio lo vediamo nella comunità. Quindi sostanzialmente abbiamo tokenizzato l'infrastruttura, e più l'infrastruttura viene utilizzata più intrinsecamente acquista valore, ma il valore viene dettato dalla comunità. Cioè questo è un valore d'uso, cioè non è un valore commerciale. Sì, sì, sì. Nel senso, adesso se volete i token di Quadrans, se volete provare a comprarli non ci riuscite, ma nel senso che vengono regalati, e quindi cioè non c'è un mercato di una cosa che viene regalata. Vengono spesi per le transazioni successive. Sì, corretto. Sì. E non frutto al valore economico di questo, perché vale una transazione. Sì, esatto. Ma non ha valore economico. Sì, 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 non puoi commercializzarlo sul mercato secondario perché vale una transazione. Quando sono fondazione di diritto svizzero, l'abbiamo fatta là perché obiettivamente a livello normativo era molto più semplice. Abbiamo, diciamo, non solo per quello, diciamo che la Svizzera è neutrale, sì, come dire, di natura, è proprio al centro del mondo, e perché poi all'interno della fondazione adesso siamo circa una 60 di persone, quindi abbiamo preso esperti crittografi da tutto il mondo, professori universitari, tutti con lo scopo di aggiungere quel pezzettino in più e portare avanti, come dire, un avanzamento tecnologico senza speculazione. Quindi vuol dire
con una logica di open source che non è tanto, come dire, concepita. A volte uno dice, ma scusa, ho fatto dal 2012 al 2018 ricerca e sviluppo, anziché brevettare la tua soluzione, l'hai resa pubblica? Sì, perché se brevetti io sto chiudendo ancora, ma la forza sta nella comunità, quindi l'ho aperta, e se, come dire, la mia soluzione è percepita in maniera positiva, io, come dire, attrarrò, come dire, figure professionali che possono accrescere, quindi far velocizzare tutto il progresso tecnologico. E così è stato. Abbiamo ricercatori da Boston, piuttosto che MIT, coreani, esperti di cyber security, crittografia, hacker legali, cioè di tutto e di più. L'azienda di Rintel paga un fee per l'adesione? No. Cioè, assolutissimamente no, è completamente gratuito. Non si può pagare qua, ma se è una fondazione non a scopo di lucro, siamo sotto diritto svizzero, anzi... Beh, i soldi da dove arrivano? Donazione, se è una donazione svizzera puoi solo accettare le donazioni se arrivano, ma tutte le donazioni devono essere tracciate. Okay. Perché non si può neanche fare la cosa del tipo, oh, che caso mi hanno fatto una donazione e io, guarda che caso, gli ho fatto un favore, perché sennò abbiamo ottenuto l'esenzione fiscale dalla Svizzera a meno di 24 ore, quando non ci hanno interrogato per capire cosa facevano, a meno di 24 ore avevamo presentato l'esenzione, e però ovviamente basta tanto così per sgarrare. Sì, sei sotto sorveglianza del Dipartimento Federale. Quando non può fare soldi, ma perché non nasce per quello? Quindi il concetto è che, siccome quando la Senata... per sostenere il progetto di tracciabilità alimentare, appunto la cosa è, se la teniamo solo noi, come è successo con Lucena in alcuni casi, non ha senso. Sì. Questa è un po' la cartina di dove abbiamo dei nodi in giro per il mondo, cioè abbiamo qualcosina negli Stati Uniti, la parte grossa è in Germania, cioè una droga, quando dice noi non è che sono nostri, sono di qualcuno, che leggendo il paper ha aperto in maniera completamente spontanea, in maniera spontanea può aderire. Per esempio qua non c'è il continuo, però può aderire a identificarsi all'interno del network, quindi all'interno del network abbiamo per esempio Enea, abbiamo qualche associazione dei consumatori, qualche camera di commercio, quindi loro in maniera spontanea, se vogliono, si identificano qua dentro, altrimenti fanno parte del network ma non appaiono nelle statistiche, quindi è una sorta di trust. Adesso il numero era un po' salito, l'ultima volta che l'ho visto sono quasi 300. Sono quasi 300 di quelli noti, perché non è, anche lì vuoi stare anonimo, ok, sei un ricercatore, sei uno sviluppatore, non c'è bisogno. Ovvio che è diverso se tu sei la grande azienda X, lì compari perché, voglio dire, il gioco è, tu vuoi far vedere che ci sei, se no non si capisce, cioè, dici che ci sei ma non ti vedo. Anche qua teoria del gioco è, come dire, scelta libera, ma comunque comunichi la tua scelta. Questo abbiamo già detto tutto, quindi magari se sono le domande fate dopo, e arriviamo invece alla parte food chain, cioè tracciabilità alimentare, quindi caso pratico di come Quadras viene applicata per la tracciabilità alimentare. Anche questo è un argomento che crea un sacco di divisioni, chi dice si può fare, non si può fare, come si fa, perché il problema dove sta? Obiettivamente il problema è che se io vado a scrivere un dato in blockchain nessuno sa se quel dato è vero. Io posso scrivere quello che voglio, posso scrivere che sono la regina Elisabetta e la blockchain dice ok, ho un certificato che il termine è sbagliato. Notarizzo il fatto che Marco ha scritto questa cosa qua, okay? Ma il punto, come dire, è sempre nel riuscire a trovare, date le limitazioni del mezzo, un modo utile per tirare fuori un risultato che mi serve. Purtroppo c'è chi, come dire, su questo settore ha promesso la luna e poi aveva in garage una Skoda, senza, non so se c'è una Skoda, però c'è una Prince Verde, la famosa Prince Verde, e invece il discorso è che non serve andare sulla luna, magari ci basta arrivare un po' più su di come siamo messi adesso per migliorare le situazioni, in particolare pensate al famoso parmesan, noi arrivano intanto in ufficio quando amici in giro per il mondo fanno le foto del cibo italiano che trovano in giro, è una roba abominevole, sono famiglie che si rompono molto meno. Il discorso è cosa si può fare con questa tecnologia di valido, perché cose non valide ce ne sono una marea e non servono. I poli migratori di cui parlavamo prima sono un esempio di situazione fatto male. Il discorso è quello che diceva prima Marco, tutti gli attori della filiera sono lì per uno scopo.
che è quello di dire il mio prodotto è buono, fondamentalmente diciamo, ce lo vogliono vendere di più anche, ma non solo. Quindi il discorso è come faccio io, il noto tortellificio ci dice abbiamo perso la fiducia del consumatore, come la riacquistiamo? Non puoi. Non puoi perché una fiducia è fatta così, una volta che si rompe è andata. Quindi l'unica cosa che puoi fare è essere trasparente. Quella cosa che fai, non ti fidi più di me, controllo. Qual è il mezzo migliore di questo? Quindi l'idea qual è? La piattaforma dice tu qua puoi fare tutta una serie di dichiarazioni di cui fondamentalmente ti assumi la responsabilità. Sono autocertificazioni? Sì, certo, però non basta. Nel senso che noi andiamo a raccogliere tutta una serie di informazioni da mettere a corredo, cioè nel senso una parte consulenziale, c'è cioè anche dire guarda che se vuoi fare una cosa fatta male, fatela tu, ma possibilmente anche magari non farla con noi. Se vuoi farla fatta bene si può fare in diversi modi, perché? Perché l'idea è, sapendo che c'è questa possibilità di barare, fare in modo che si danno tutte le informazioni necessarie a garantire un certo tipo di trasparenza. Come? Vi faccio un esempio di quello che abbiamo fatto con una marca di caffè molto di nicchia, cosa tipo praticamente slow food, non lo si trova nel scaffale del supermercato. Però l'idea è, questo caffè dichiarava di venire dall'Etiopia. È vero? Boh. Cominciamo a dimostrare quello. Attestato di proprietà della zona dove sta questa coltivazione, con il documento del catasto dice questa qui è di questo signore, di questa azienda che appartiene a. Mettiamo il blockchain quello, quindi sappiamo dove sei, ma sappiamo anche quanto è grande lo spazio che hai a coltivazione. Se lo spazio a coltivazione è X, puoi avere una certa produzione massimo di caffè nell'anno. Okay? Se mi dice che è prodotto tre volte tanto quel caffè, forse c'è qualche cosa che non va, e lì ping, prima lampadina d'allarme che si accende. Quindi se tu mi dici che hai prodotto una quantità di caffè compatibile con l'estensione del tuo territorio e magari anche con le condizioni climatiche, perché io non posso mettere, come dire, posso falsificare, posso in teoria, vabbè, ma il registro, non so come si chiama, il registro dei territori, comunque, Crasso. È anche per quello per gli appezzamenti del terreno, non so, il catasto mi fa un documento e magari lo firma digitalmente lui, che quello è mio, o ha creato la firma digitale, quel documento posso considerare ragione volontaria. Scusa, questo documento viene portato su tutti i blocchi, tutte le volte che lo senti, cioè, quindi c'è tutta la storia di quello che è stato. Cioè non viene aggiunto ogni blocco, cioè quando viene messo nel flash, comunque esiste il fatto che posso guardarlo e esatto. Poi c'è un crocchio per farlo, non è così, però il senso e il risultato è quello che hai detto tu, viene poi realizzato in maniera, al lato pratico in maniera diversa, che poi vediamo dopo, però è questa cosa. Quindi più automatizzato il processo, più si inserisce all'interno del processo un automatismo, per esempio su una linea di produzione, sensori che in automatico mandano determinate informazioni, ovviamente con una mole enorme di dati è anche possibile andare a modificare tutti i singoli dati perché uno deve, come dire, deve andare a taroccare qualche cosa e quindi la cosa naturale è mandare avanti il tutto. È un po' come dire, per salvare, faccio l'esempio sulla cosmetica, per salvare un labello fermo la macchina per 2 ore perché lo devo far ritornare in corso. No, quello lì si scarta e va avanti la produzione. Quindi diventa antieconomico fare anche quell'operazione, non solo dal punto di vista monetario, ma c'è sempre quel rischio della reputazione che potrebbe essere ancora più dannosa. E quindi per questo è un diciamo, disincentivo. È un disincentivo. Si possono. Conviene non dichiarare. Esatto. Sì, sì. Piuttosto che non fare niente. Ma anche cosa succede? E qui ritorniamo sempre alla teoria dei giochi. Al consumatore davanti a uno scaffale, o quando deve pagare col portafoglio lo sforzo di tutta quella filiera. Io accedo a, diciamo, a un prodotto, guardo che ha 10 informazioni, accedo a quell'altro e vedo che ne ha 30 informazioni. Il prezzo si discosta di qualche centesimo. Dove indirizzo, come dire, il mio acquisto? Oggi l'unica base che abbiamo è un'etichetta che è un'etichetta. Se lo usano ma è solo sul prezzo, quindi vado a vedere magari quei centesimi in meno del prodotto non sapendo che cosa c'è dietro, se veramente quel prodotto è stato fatto interamente in Italia, se magari utilizza pesticidi piuttosto che, e questo può essere trasferito anche sulla cosmetica, tra le altre cose, oppure pensiamo
al cibo halal, quindi c'è anche la componente di natura religiosa e di sicurezza, di igiene. Non sapevo, c'è un grosso filone di cosmetici che sono certificati halal. Mi si è aperto un mondo davanti agli occhi anche da questo punto di vista. Quindi l'idea è, io non so mai se il dato che è messo lì è vero, ma me lo perdo anche questo concetto, perché nel momento in cui vado a costruire, diciamo, un'intera lettura di informazioni che devono necessariamente confermarsi a vicenda, è lì che ho la verifica pratica. Quindi noi abbiamo perso un cliente, per fortuna, perché a un certo punto nella sua filiera doveva risultare che c'è qualcosa che non andava, così lui faceva prosciutti, molto famoso anche, e a un certo punto è saltato fuori che, cioè, in questo passaggio c'è qualcosa che non va se questo è una tua filiera. Perché? È perché o i tuoi maiali sono transgenici e hanno sei zampe, o non ci tornano i conti fra quanti maiali sono entrati e quanti prosciutti sono usciti. Non è andata avanti bene la cosa, la Gabanelli sei mesi dopo ci ha spiegato il perché. Quello era il caso. Quindi, voglio dire, deve tornare, cioè il conto deve tornare, poi soprattutto se appunto abbiamo, in questo caso quello che abbiamo suggerito era foto satellitari, perché l'ESA, le foto sono pubbliche, quindi le prendi, le vai a confrontare, l'ESA barra per te produttore di caffè, no? E se metti ha un altro scopo, quindi sì. Visto che non è settorializzato sull'agricoltura, l'ESA rende un servizio gratuito, ma quindi non può essere attaccata per andare a modificare perché uno deve barare per i 1000 kg o meno. Quindi che cosa abbiamo fatto? Rendendo anche automatico questo processo e quindi rendendo il dato più aderente a verità. E quindi uno si può, dico fidare, anche se non è una parola che con blockchain non si dovrebbe utilizzare perché don't trust but verify, quindi non ti devi fidare ma puoi verificare, e andare a certificare, notarizzare le foto ogni 6 giorni. Queste foto poi vengono sovrapposte, si vede la differenza tra una foto e l'altra, e con altri parametri che sono l'umidità, la temperatura, prelevati da stazioni meteo, con un algoritmo sempre certificato dall'ente e reso in chiaro, quindi chiunque può verificare l'algoritmo se ne ha le capacità, stimiamo la resa di quel campo. Quindi vuol dire quello è il primo dato che viene inserito in blockchain e che da lì poi alla conclusione della produzione i conti, i bilanci di massa devono tornare. Quindi non esistono sterminati, come dire, quintali e quintali di pomodoro di Pachino in giro per tutto il mondo, quando vai a Pachino e metà della produzione la fanno marcire sulle piante. Quindi in quel caso qualcuno si assumerà la responsabilità. E facendo queste operazioni si vanno a creare dei meccanismi stranissimi, molto positivi all'interno della supply chain, e dove chi ha quella caratteristica che acquista più, come dire, reputazione. Sì, a parte la reputazione, acquista un po' più confidenza all'interno della supply chain, dove non deve sottostare al prezzo che qualcuno dice o me la fai a quel prezzo lo vado a comprare in Africa. È il contrario, o lo compri al prezzo che dico io, o se no non puoi dire che quel pomodoro arriva dalla mia terra. Quindi si vanno, come dire, a modificare tutti questi rapporti di forza all'interno delle supply chain. Quindi vuol dire rendiamo un po' più meritocratico quello che, come dire, ci auspichiamo tutti quanti. Poi altri dati che abbiamo utilizzato sul mercato del caffè, c'è la distinta del trasporto del container, cioè c'è veramente una nave che si chiama Santa, non mi ricordo cosa, sì, che perché quindi il documento della capitaneria di porto dice partita da là, è arrivata qua, il trasportatore è su ruota, il device con un GPS che segnala la posizione, quindi andare a taroccare tutti questi dati per far tornare 4 numeri è proprio antieconomico. Dovrebbero modificare un componente elettronico che magari ha avuto una certificazione, quindi non si vuole abbattere al 100% il problema della contraffazione dell'agri-food è di circa 650 miliardi di dollari anni, dove l'Italia ha un record negativissimo, i 65 miliardi sono solo i nostri, quindi il 10% del fenomeno contraffazione Italian Sounding è nostro. E io dico, vabbè, non è nostro, dovrebbe esserlo, se esatto. Fosse fatto bene. Quindi non abbiamo la pretesa di risolvere il problema, ma se da 65 miliardi
lo portiamo a 40. Noi abbiamo recuperato 20 miliardi, ragazzi, ma 20 miliardi vuol dire è una manovra fiscale, no? E questo ogni anno, quindi vuol dire, se noi lo applichiamo al food, poi lo applichiamo al made in Italy, al manufacturing, siamo fortissimi anche sul tessile da questo punto di vista, lo applichiamo alle macchine, quindi componenti taroccati che arrivano da questa dove, lo applichiamo un po' ai settori, uno alla fine dell'anno il totale fa la somma, come dire, e si può veramente, come dire, iniziare un circolo virtuoso da questo punto di vista. E poi più dati hai a disposizione, più puoi fare delle analisi, più si dice sempre anche che blockchain più intelligenza artificiale, quindi vuol dire certi comportamenti vengono magari evidenziati in blockchain, quindi se tu dici che con una 500 sei andato da Napoli a Milano in 2 ore, l'algoritmo dice: ma sei proprio sicuro che vuoi mettere questa informazione? Sei libero di metterla? Sì, ma sei proprio sicuro? Poi ti assumi le responsabilità, però ci sono degli indicatori. Gli stessi indicatori potrebbero essere utilizzati dagli organi di controllo, guardia di finanza, piuttosto che in maniera in tempo reale possono avere dei semafori per poi andare sul posto. Quindi vuol dire proprio una rivoluzione, per questo che si dice che la blockchain è disruptive. E poi può abbracciare qualsiasi tipo di settore, dalla pubblica amministrazione per esempio. Pensiamo alla modifica, per esempio, ma faccio un assist all'amico Marco, contratto degli appalti. Chi? Ponte Morandi. Chi doveva fare la manutenzione? Quando doveva farla? Se c'è un qualche cosa e qualcuno che registra se effettivamente in quella data ha fatto manutenzione, quindi vuol dire nel mio contratto di appalto stato dico che okay, arriva sul luogo, fai una foto prima di fare l'intervento e lo devi fare ogni 6 mesi, lo fai dopo l'intervento e mi metti su blockchain la foto, io posso verificare se effettivamente quell'operazione l'hai fatta o meno. Quindi al primo segnale io arrivo, non devo aspettare il disastro. Quindi vuol dire, come dire, un cambiamento epocale da questo punto di vista. Qua poi si va, certo, poi ovviamente il discorso qual è? Chi è il primo che andrà a controllare i dati in blockchain? È il competitor. Il competitor. È il competitor, esatto. Il primo è il competitor. Ma in quel momento, è come dire, sbianca, perché dice, io ho controllato, effettivamente, sto fedente, scusate la parola, quello che è dichiarato è veramente così. Ho preso il suo campioncino del pomodoro di Pachino, sono andato a fare l'analisi del DNA, oppure caspita, scopo veramente... che le analisi, guarda caso, gliel'ha fatto il suo cugino, però rimane scritto se c'è qualcosa che non va. Cioè, il problema è che c'è tantissima trasparenza. E tra l'altro, come dicevamo prima, diciamo, gli organi di controllo possono andare, non è che gli organi di controllo si devono dotare di una piattaforma o devono mettere in piedi un sistema internazionale, è in blockchain. Cioè tu non lo portarci, cioè, quando arrivi in azienda è già troppo tardi, hanno già verificato, hanno già fatto i controlli incrociati, quindi quando arrivano costi di infrastruttura, vediamo con l'accetta, zero rispetto ai costi di infrastruttura normali, costi di utilizzo peanuts, zero. Quindi tocca quando tu lo visualizzi, lo puoi visualizzare quando vuoi, cioè cosa c'è dentro, tu c'è tutta questa storia, come fai a vederlo? Come fai? Allora, alla fine, io dico alla fine di questa storia, come fa il consumatore finale? Viene prodotto un QR code classico, lo legge con qualsiasi telefonino. Cosa fa quello lì? Nei sistemi fatti bene, il mio ruolo è fare rompiscatole in azienda, quindi trovare ogni virgola che bisogna trasparente, verificare, eccetera, eccetera. Il QR code deve avere dentro, in chiaro, visibile a occhio nudo, che smart contract stai interrogando, qual è l'oggetto di cui stai chiedendo l'identificativo. A quel punto cosa succede? Che siccome lo smart contract è innocente, c'è il codice sorgente aperto, eccetera, tu, o vuole, se ne avessi capacità, tu vai a pescare direttamente tu il dato in blockchain e te lo tiri fuori. Cos'è il dato? È il primo elemento, il QR code. Tiri fuori, senti quei maghi quando incominciano, ok, che è collegato a un altro elemento, cosa c'è scritto lì? È una distinta di una bolla, ok, tiri fuori ancora, cosa c'è? L'analisi organolettica fatta dal laboratorio è un altro documento, tiri fuori ancora, 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 fino a quando non arrivi la foto satellitare
al primo momento. Allora, e cerchi finché ti stufi, insomma, e hai tutti quanti questi dati. Con la necessaria cosa che i dati io li, cioè, li do a te, cioè ti do in mano una quantità di informazioni nel QR code sufficiente affinché tu sia in grado da solo di fare la verifica. Cioè io poi ti metto a disposizione una piattaforma che ti fa tutte le cosine carine, lo storytelling, il video, la foto della mucca, tutto quello che vuoi. Ma non è quella la parte grossa. La parte grossa è che tu comunque i dati ce li hai e se vuoi svilupparli per i fatti tuoi, andare a vedere a mano, come facciamo noi ad esempio con Pedro, con la, a vedere a mano cosa c'è, lì glielo tiri fuori da solo. Ci sono stati casi di cose fatte completamente alla rovescia, con un caso di cose completamente coi piedi, però il discorso è questo. Io ti do tutte quelle serie di documenti che sono stati notarizzati lì e devono essere pubblici. Sparisce un documento, perché doveva esserci quel documento, poi dice, ah, il documento non c'è più, segnale d'allarme. Ah, il documento è quello lì, poi lo vai a vedere, confronti e non fa più match, l'esce è sbagliata, campanello d'allarme. Alcune cose, ad esempio, noi abbiamo fatto, per esempio, le aziende possono sbagliare nell'inserire questi dati qua, perfetto. Cosa facciamo? Le lasciamo sbagliare. Perché è comunque normale, cioè ci sta. Quindi il discorso qua è, io ti concedo di fare una cancellazione, però non te lo nascondo, cioè ti dico elemento 1, elemento 2, elemento 3, buco, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Buco, se salta fuori un problema, qua è il punto in cui a un certo punto i maiali gli spuntavano le zampe in più, qua in un modo, qua in mezzo c'è un buco, attenzione, perché hai fatto quella cancellazione? Cosa manca, cosa non manca? È giustificabile la cancellazione? Perché hai fatto, che non so, hai fatto un altro elemento, dici questo sostituisce l'altro perché c'era stato quello, va bene, o molto meglio ancora, lascialo l'errore, non ti interessa, perché tanto se hai sbagliato qualche cosa e dovevi correre, se la correzione è corretta, dice, va bene, ci può stare, cioè se il tuo errore è giustificabile, per il fatto che comunque capita a chiunque di, non so, scrivere male il nome, della... non è quello il problema, sono i maiali a sei zampe, quindi sì. E se mi nascondi una roba del genere, l'unico modo che hai è lasciare l'errore veniale, sì, ci possiamo passare sopra. Tanto il lotto dopo è già andato in dimenticatoio, quindi... però non è così, l'informazione è trasparente per tutti. Questo, vedete, sono un po' di aneddoti carini, sono invece su tutti i modi sbagliati che abbiamo trovato di fare questa cosa qua, o di promettere la luna e avere la famosa pizza. Bonus, finiamo con un regalino. Allora, abbiamo fatto questo servizio, finiamo come finiamo. Abbiamo fatto questa applicazione qua pensando a notai, ad aziende, a chi ha un brevetto, a chi ha scritto il 10° capitolo di Game of Thrones, è un notarizzatore, non ha necessariamente adesso valore legale perché stiamo aspettando che lo abbia, dovrebbe arrivare la delibera dell'AGID a breve, però il concetto qual è? Voi avete un documento, è la nuova formula della Coca-Cola, è un'idea di rompente di qualsiasi genere, e volete garantire a voi stessi e al mondo che ce l'avevate voi, che era quel documento lì, che oltre a appartenere a voi ce l'avevate in quella specifica data. Quindi cosa facciamo? Una volta si faceva, faccio la raccomandata, me la mando a me stesso, faccio dei suggerimenti lì. Ok. Adesso noi lo facciamo con la blockchain, in che modo? Mandando una mail. Voi prendete il vostro documento, calcolate l'hash del vostro documento per una cosa di questo genere, sono dei programmini gratuiti che lo fanno in giro, quindi scaricate questo programmino, li passate dentro, o avete fatto, non so, sono tantissimi documenti, uno zippone, l'unico, facciamo l'hash dello zippone e la mandiamo a questo amico qua, notarize.io, col subject, notarize e poi, che ne so, il libro più bello del mondo, che almeno così vi rimane. Okay? Tempo 5 minuti vi arriva la risposta che dice ci è arrivato, adesso ci lavoriamo. Tempo un'oretta vi arriva questo PDF con QR code per andare in qualche, se volete lo ritagliate, ce lo attaccate sopra, comunque andate a verificare direttamente, vi porto su una pagina che vi fa la verifica, ma è una pagina di comodo, perché tutti i dati della notarizzazione di in che blocco è finita, qual era la transazione del blocco in cui è finita, eccetera, la data in cui è stata ricevuta, qual è stata la mail di partenza, okay? E come ricostruire i dati in maniera da avere la prova, cioè, siccome qua c'è scritto quella hash particolare, quell'hash lì non è casuale, non puoi azzeccarla a caso neanche se ci provi, poi se volete vi faccio un conto numerico di quanto è difficile. Quindi quell'hash corrisponde a quel documento più la tua mail, quindi l'hai mandato tu, l'hai mandato da quella casella mail che è tua, la mail mi pare che sia considerata firma di quella di livello più basso, però ci sta perché è username e password, quindi difficilmente la mandare. Però se faccio una firma digitale riconosciuta attacco quella cosa lì, ancora mail. Okay.
Quindi cosa faccio? Tutti quanti i dati per cui vado a dire vai da solo, non passare dal QR code, che potrei barare io, eh? Io devo sempre ragionare in questo modo. Io potrei barare, quindi non ti devi fidare neanche di me. Io potrei barare perché magari se tu mi mandi il tuo documento, magari mi piace e non notarizzo il mio nome. Allora no, non mandarmi il documento, mandami solo l'hash. Io non saprò mai da cosa proviene quell'hash lì, lo sai solo tu, quindi sei completamente tutelato. E ti do tutti gli strumenti per verificarlo indipendentemente. Quindi tu prendi tu un manoscritto, cioè ti attacchi questa cosa qua, la metti lì, se qualcuno ti viene a dire la canzone l'avevo scritta prima di te, dico guarda, io sicuro l'ho scritta entro questa data, tu quando? Ed è questa cosa qua, adesso faccio una parentesi, questa cosa qua potrebbe stravolgere completamente le gare di appalto. Quando si manda la busta chiusa, che mai, magari non è mai chiusa, in questo caso voi create il PDF con la vostra offerta, create l'hash, trasferite l'hash in blockchain, quindi allo spoglio della famosa busta vi presentate con la vostra chiavetta, depositate il file e chi ha ricevuto il file può verificare se l'hash del documento è quello che effettivamente è stato creato in quel momento, è stato trasmesso in blockchain. In data antecedente la chiusura della cosa. Quindi, come dire, non è più accessibile effettivamente il contenuto. Marco, non se lo porta con sé. Quella è la stessa modalità con cui fate il progetto da Alessandro nel comune, quello dell'Ex. Sì, esatto. Applicato esatto. In maniera diversa, ma la tecnologia è la stessa. Quindi ci possono essere problemi capitati che quando si caricano dei file sui portali per le gare d'appalto, gli ultimi 5 minuti clicchi ok e ti dice massimo 15 mega, il tuo file era 25 e non puoi partecipare alla gara. Dici, e adesso devo rifare il giro di firme e non riesci a partecipare. In questa maniera si trasmette esclusivamente l'identificativo univoco del pacchetto. Poi ci sono altre problematiche, per esempio se io ho un file da 20 mega e qualcuno da 15 e partono tutte e due, uno sarà più veloce nel caricare, ma tante volte il beneficio è chi arriva prima. Allora io devo essere, come dire, svantaggiato solo perché è più pesante oppure sono un po' più lontano rispetto al punto di accesso internet. Quindi vuol dire che si inizia a rendere meritocratica la cosa e non più a vantaggio di chi magari è in una posizione privilegiata. Gratuito. Basta iscriversi, perché l'iscrizione serve solo questo. Siccome è gratis, non facciamo una roba che ognuno viene lì 100 milioni di euro e si fa business. Quindi l'idea è gratis, però ci dici chi sei, così valutiamo quante te ne roghiamo al giorno, finita lì, è solo quello lo scopo, e lo puoi usare direttamente. E l'importante è che, allora, se va su questo sito, c'è tutta quanta la spiegazione in inglese di come funziona. Serve uno strumento che faccia questo calcolo di hash, ma nella pagina ci sono segnati per i vari sistemi operativi dei tool che ve lo fanno gratuitamente. E basta, non serve la tech, non serve fare la finita lì. Diciamo che potrebbe essere in un futuro un ottimo sostituto di PEC, perché la PEC certifica la data di invio e di ricezione, ma non del contenuto, qua invece anche del contenuto. Ed è completamente gratuito. La PEC è come raccomandata. E non serve il contenuto, non è... esatto. E non serve qua c'è valore legale, sì, c'è dimostrare che dentro nella busta c'era quella roba. Diversamente però la PEC, per esempio, ci sono chi è incaricato di dare il servizio PEC, quindi i grossi provider, ma lì stiamo mettendo in mano questa decisione a pochi attori, qua invece a tutti, perché tutti quanti possono appartenere al network e essere loro stessi dei provider. Scusa, posso chiedere una domanda? Vai. Quando tu partecipi, prima hai fatto l'esempio di partecipare a un appalto, sì. Tu gli mandi solo l'hash, sì. E poi l'hash, come fa quell'altro a dire c'è quella strada? L'hash, no, l'hash serve perché quando tu mi mandi l'hash, ok? Quindi io so quello del tuo documento, quindi tu, che partecipi, il partecipante numero uno, questa sarà l'hash del documento che mi deve portare. Il giorno della gara tu devi venire con un documento che se io calcolo l'hash mi combacia con quello lì e con la garanzia di averlo notarizzato in maniera da dire era quello il documento ed esisteva in quella data. Quindi so che tu mi hai mandato quell'elemento lì, io non sapevo, quindi lo posso suggerire a mio cugino. Okay. Quindi io a posteriori
posso dire ok, tu in quella data mi hai dato, la tua offerta era effettivamente questa. Quindi a me serve soltanto veramente quelle due informazioni. Sì, ma quell'altro può dire, cioè io non so quello è un numero. No, allora non so, non vale, cioè, come scusa. Non so se vale come. No, non ho mai partecipato. Con un tool gratuito, documento sempre quello, ricalcolerà sempre lo stesso. Lo puoi vedere dopo. Tu a questione riporti il documento, e il documento deve confacciare. Cioè non è che porti solo l'hash, tu l'hash del 5G, questa sarà la mia offerta. Ma non ti dico cos'è, non ti dico come è fatta, però. Quando arriverò mi presenterò con una cosa che combacia con quella. Quello che combacia deve essere il contenuto dell'offerta e il fatto di averla effettivamente messa in contatto. Ma quello dall'altra parte con la macchina da scrivere più. E dice, ops, ho sbagliato. Dobbiamo andare avanti. Siamo afflitti dalla carta, il timbro, la cera lacca, il... tutte queste cose. E funziona esattamente in questa maniera qua, quindi voi fate un accordo, c'è il vostro PDF, viene passato dietro un programma, quello lo mandate a noi, solo l'impronta, non il resto, noi lo mettiamo in concetti, mandiamo dietro un certificato, il certificato è verificabile a posteriori perché questo deve combaciare con quello che c'è scritto, questo che deve combaciare con quello che c'è scritto qua. Fine. Soluzione ragionevolmente semplice, abbiamo scelto la mail perché è una cosa che ci hanno tutti, di mandare una mail. Uso un programma e viene fuori la fine. Fate due prove proprio se siete veramente di quelli proprio antidigitali, in due prove ci si riesce. Domani quando ci sarà l'identità digitale potrà partire dall'identità digitale, arriverà un'altra identità digitale nella stessa maniera, però magari l'identità digitale ha più valenza rispetto alla mail. Complimenti. Per me è super super interessante, complimenti veramente. Io sono curiosissima di sentire qualche commento anche dalle aziende manifatturiere che abbiamo presenti, non sono moltissime, però qualcuno c'è e quindi magari qualche spunto e punto di vista. Ho visto l'esempio prima del food, siccome per noi uno dei problemi più grossi è il made in Italy, vendiamo cosmetici, vendiamo made in Italy, vendiamo dei concetti a volte, e tutelare questi concetti per noi è importantissimo. Siccome ce n'è tanti che fanno i furbi, e presentarsi con un concetto di trasparenza e di tracciabilità, secondo me questo è anche un discorso che potremmo cominciare a presentare anche ai nostri clienti, sono da tutt'altra parte del mondo, che oggi ci tengono monitorati con degli audit per vedere se facciamo o meno i furbi, ma potrebbe diventare un meccanismo da proporre per dire siamo qua a venire. Cioè, mi è piaciuto il discorso, cioè, del discorso venite a vedere, cioè, non dovete solo credere a quello che vi diciamo. Stupidamente il Made in Italy potrebbe essere anche solo la riprova che è partita la spedizione in quel momento ed è magari stata timbrata all'ufficio doganale. Cioè ci sono mille applicazioni. Perché il problema è che magari arrivano da un'altra parte del mondo, del Made in Italy, ma non transitano dall'Italia, quindi non hanno quella caratteristica. Magari arrivano, che ne so, in Cina. Il cinese ha uno strumento in più, però ovviamente ci deve essere... la formazione, bisogna divulgare questa cosa, però ci sono gli strumenti. Quindi la pizza con l'ananas? Era una pizza calabrese con wuster e ananas, quindi lascio a voi. Lascio a voi immaginare come era. Comunque sul discorso del food, visto che c'è la prima sita, si può andare dentro a vedere degli esempi, vedere come l'hanno implementato? Io ho una domanda, voi avete detto 300 nodi in questo momento, sì. Più o meno. Voi che prospettive vi siete dati? Cioè qual è, diciamo, un numero minimale, sostenibile, credibile, percorribile per da raggiungere per voi per essere, diciamo, una blockchain effettivamente? Secondo me già 300 sono più che sufficienti. Perché comunque, non conoscendo chi sono i detentori del software, io per andare a modificare un dato, come faccio a contattare 300 persone dislocate in tutto il mondo? Minimo 300, perché qualcuno magari, e so, qualcuno li conosco, quindi
volutamente non si sono registrati dentro quel famoso registro, quindi sono sempre all'interno della rete ma non sono neanche visibili, quindi di fatto è proprio questo. Poi il trust che uno ha verso la rete, più nodi si avranno e più sarà improbabile un eventuale attacco. In generale non sono mai troppi. Non sono mai troppi. Sì, sì, no, però... Certo che è difficile anche trovare un numero minimo, che uno 10, può dire 10 è un numero giusto. È giusto? Se uno è in Cina, uno in India, uno è, dice boh, qual è la probabilità? Bisogna sempre pensare sulla probabilità di andare a fare determinate operazioni. Il profilo del nodo qual è? Cioè, perché uno fa un nodo? Cosa il nodo è il punto di accesso al network. Perché un soggetto si propone come nodo? Perché ha un reward, perché è un miner, ha una ricompensa, è un miner. Esatto, quindi lui va a fare i timbrini sui documenti di tutti gli altri ed è per questo che ha la sua ricompensa in a livello anche applicativo. C'è anche il fatto di dire che nel momento in cui tu hai il tuo nodo, la blockchain parte da lì, non devi, come dire, deputare ad altri. Io penso a una reindustria che tra i suoi servizi da un certo punto di vista fa da nodo per iniziative di questo tipo. Ma piuttosto che le cambi di commerciale, le province di turno, anche la stessa azienda, perché fino alla stessa azienda cosa succede? L'azienda, il nodo sostanzialmente è il punto di accesso alla rete. Esatto. Quindi attraverso l'identificativo univoco, che quello è la chiave pubblica, poi uno per andare a scrivere deve avere la chiave privata. Il nodo è il punto d'accesso per inserire il documento, quindi se io vado a identificare quella chiave pubblica con l'azienda che mi firma una transazione, io so che cosa l'azienda ha immesso nella rete. Quindi, cioè, da quel momento sì, in poi il nodo va avanti così. Esatto. Sì. Ma ad esempio un'altra cosa è fondamentalmente il discorso è anche: io voglio vedere il mio nodo, io se ragiono d'azienda, perché io voglio vedere il mio nodo, perché non voglio appoggiarmi sul nodo che non conosco, me lo gestisco io, me lo faccio io. Poi tra parentesi, i nostri nodi non li ho portato, sono così, sono dei cosini così, e abbiamo fatto la stima, diciamo, che abbiamo lavorato anche dal punto ingegneristico, perché la blockchain, vabbè, quella di Bitcoin dicono che è energivora, noi abbiamo modificato il meccanismo di consenso e la richiesta energetica del nodo è qualche watt, circa 7 watt, quindi vuol dire computer anche con potenza di calcolo di 5, 6, 10 anni fa, il classico Raspberry, quindi sì. 20 euro di anno, non ci deve essere nulla di specializzato, e quindi è 25 euro di corrente l'anno, no, 7 watt, sì. E poi anche lì abbiamo, come dire, in previsione delle cose molto particolari, dove il numero dei miner è limitato per via del quantitativo di token limitato, quindi noi sappiamo eventualmente il consumo massimo di tutta l'infrastruttura annuale, nella peggiore delle ipotesi, e quindi noi poi dopo abbiamo degli accordi per andare a comprare certificati di CO2 e quindi rendere l'infrastruttura a impatto zero, quindi vuol dire andare sempre sulla parte green, e quindi sono tante belle cose che si possono fare. Diciamo, il lato nostro è anche più interessante nel momento in cui ogni azienda che partecipa a un suo nodo, perché vuol dire, è una forma di partecipazione, esatto, attiva, siccome attiva, è attiva. Diciamo chiaramente, è tutto regalato, almeno lo sforzo di mettere sul nodo, esatto, è una bottiglia di vino almeno alla cena di Natale, ma poi cioè, il vantaggio sono le loro. Quindi, scusate, diciamo, il numero di token è quindi limitato, poi sì, in un arco temporale al BTC, che ad esempio sono 8 milioni per 30 anni. No, questi sono tutti preminati, ok, pregenerati, nominati, pregenerati, sono 600 milioni giacciono addirittura sulla blockchain di Ethereum. Non lo tocchiamo, lo possiamo controllare, lo vengono assegnati a chiunque dice io mi faccio riconoscere, mi dai un po' di token, vengono assegnati 1000 token a ogni persona che si identifica, e con 1000 token tu puoi partecipare al network e creare questo meccanismo, quindi basta solo identificarsi e vengono assegnati. Poi ovviamente come fondazione lo scopo è quello di creare progetti interessanti, valorizzare il network, quindi per esempio
facciamo degli hackathon, quindi chi ci presenta la soluzione che potrebbe sfruttare la blockchain, anziché dargli solo 1000 token, ne regaliamo 10.000, quindi teoricamente lui potrebbe aprirsi 10 nodi e quindi potrebbe avere più benzina per fare le proprie transazioni. Quindi tutto completamente rivolto in maniera gratuita, perché il fatto di aver tokenizzato il network vuol dire che se effettivamente viene utilizzato questo tipo di infrastruttura si crea valore dell'infrastruttura stessa, ma viene deciso in funzione delle bontà, delle regole che abbiamo messo, come dire, nel Genesis Block per far avviare il tutto, e questo è tutto demandato alla comunità, quindi ci siamo anche noi resi trasparenti sul lavoro che abbiamo fatto. Sì, volevo aggiungere solo un elemento, la settimana giusta capita a giorno, nel senso, questo momento di confronto, perché in Regione Lombardia cosa si stava facendo e cosa si è fatto. È in corso e si è chiuso martedì un percorso lungo 18 mesi, all'interno del quale si è discusso sui vari tavoli, nelle varie commissioni, era preta da una mia proposta di legge, poi trasformata in una risoluzione, che è stata votata martedì proprio sul tema blockchain. Che fa che cosa? Impegna la regione tramite il consiglio, quindi nei prossimi bilanci probabilmente ci saranno dei fondi che verranno messi a disposizione per iniziare a fare dei progetti pilota, proprio partendo dal campo dell'agroalimentare, ma poi anche attraverso un altro ordine del giorno che è stato approvato anche nel manifatturiero. Quindi cogliendo anche quelle che sono le opportunità territoriali di volontà di sperimentazione su quelli che sono varie tipologie di tracciabilità, di trasparenza, che possono essere nel mondo della cosmesi, della meccatronica o del tessile o che altro, Regione Lombardia piano piano, diciamo, si sta muovendo in questa direzione, una direzione dove, che non sta andando, diciamo, solamente Regione Lombardia, prende l'onda di quello che è stata poi l'impronta, diciamo, del nuovo del governo dal 2018 a questa parte, con l'adesione alla European Blockchain Partnership del settembre 2018. Vuol dire che da quel momento il governo italiano ha iniziato ad andare a bordo con delle progettualità anche di carattere europeo, per andare a definire poi delle linee guida, delle voci a livello di legge finanziaria, legge di bilancio, con il decreto crescita che prevederà dei finanziamenti e dei fondi con progetti ministeriali, e inoltre si accompagnerà bene che Regione Lombardia, ora diciamo, con questa approvazione, si sta muovendo in questa direzione. Lo stimolo che mi viene da dare, diciamo, al territorio è di cercare proprio il più possibile di farsi contaminare e far incuriosire di queste opportunità, magari anche partendo da degli esempi che possiamo vedere in alcuni casi lontani, ma dai quali si possono portare fuori delle best practice che poi, partendo non cercando di raggiungere subito la luna, ma che possono aiutare a cambiare un po' la mentalità e un po' il paradigma, e quindi iniziare a vedere magari il controllo come non più una cosa negativa e una cosa che invece anzi può dare valore, perché il patrimonio di dati che hanno le nostre aziende in tutti i vari settori è incredibile. Spesso non è valorizzato e spesso nel dato c'è proprio il valore aggiunto che, come sta facendo Regione con due progetti pilota, mi sono dimenticato, ha iniziato a fare sulla filiera della carne e del latte caseario, sta iniziando a fare praticamente la Data Federation, cioè sta iniziando a prendere quelli che sono i dati a disposizione, per esempio, del database veterinario, della SST sanitaria o dei consorzi, per iniziare poi a trovare delle regole di matching per avere poi la validazione del dato, e questo dato tracciato, garantito, validato a livello poi di blockchain, consente di tracciare il prodotto, verificare, dare un ritorno al produttore, ma trasparenza al consumatore, quindi un valore aggiunto veramente molto forte. Prima abbiamo parlato della difesa del Made in Italy, ma pensiamo anche per esempio al valore aggiunto che può dare un'analisi del dato mostrato in modo diverso al consumatore, perché spesso tu guarda qualsiasi prodotto, ti perdi nell'etichetta, l'etichetta non la vai neanche a valutare, magari avendo anche un QR code, che se viene anche pensato a livello di marketing, ti apre anche un'esperienza interattiva che può essere, diciamo, l'entry point con il quale poi tu
ti incuriosisci, vai a capire e vedi, cioè, sono tanti servizi aggiunti, perché poi si passa sul digitale, per esempio se io vado in Saudi Arabia, dove non so se quello è un pollo, un gatto o chissà che cosa, se io scansiono il QR code, in automatico c'è la traduzione dell'etichetta nella mia lingua e viceversa, questo è un valore aggiunto. Oppure se io ho problemi di celiachia, va bene, ogni volta devo rileggermi tutti i vari ingredienti, che magari perdo anche la vista su un'etichetta o robe simili, uno fa la scansione in base magari alle mie caratteristiche o settaggio dell'applicazione mi dà in tempo zero il risultato, questo sì, questo sì, questo no. Quindi vuol dire digitalizzare anche, che è il grosso scoglio che dobbiamo passare dalla carta alla digitalizzazione. La digitalizzazione certificata, perché il dato poi rimane immutabile. Se io ho dei dati immutabili, teoricamente le analisi dovrebbero venire sempre uguali. Sì, sì, sono creato il valore aggiunto che puoi avere, diciamo, non solo per il mondo delle imprese, ma anche della pubblica amministrazione, perché poi anche il settore dove... dalla regione, che effettivamente fanno determinate pratiche e dicono ok, adesso sono io qua, ti faccio vedere che questa è la mia regola, giudicami per quella regola e ti faccio vedere che la seguo. Se c'è il buco mancante, come diceva Marco, qualcuno può dire sta facendo il furbo, magari alle prossime elezioni votiamo un'altra persona, perché la grossa problematica è anche la distorsione di informazione dei giornali e quant'altro, quindi qua c'è un po' più di verità. L'obiettivo grosso delle aziende, il fatto che un QR code sia stato scansionato, che è un valore che interessa molto al reparto marketing, perché arriva, cioè io posso sapere che il mio prodotto X va molto al nord e meno al sud e viceversa, o guardato con le informazioni, lo hanno guardato, ma quanto poi alla fine hanno convertito, perché magari molti lo leggono ma pochi lo comprano, cosa c'è che non va in quel prodotto, perché e via dicendo. Oppure lo stesso identificativo univoco, che teoricamente non ci dovrebbe essere, viene scansionato prima in America e poi in Cina. Allora uno può dire forse stanno copiando qualche cosa, mi stanno copiando anche l'identificativo univoco, perché io so che quell'identificativo univoco, perché mio, l'ho spedito io, l'ho mandato in America, perché lo stanno scansionando in Cina. Esatto, questo per l'anticontraffazione. Denuncia su quell'identificativo, dove io posso anche inserire come informazione su quale scaffale, di quale supermercato si deve trovare quel prodotto. Quindi se a metà strada sparisce un furgone e poi lo portano al sud o al nord, chiunque scansionando vede... ma questo però non è il luogo esatto dove dovrebbe essere qui. Dubbia provenienza? Ah, forse è per questo che costa così poco. E quindi vuol dire che si possono fare pratiche. Se non viene consegnato effettivamente un lotto di prodotti perché si è perso per il tragitto, uno può fare la denuncia e, visto che quel lotto è mio, io posso attaccare la denuncia che si va a trasferire su ogni singolo prodotto. Quindi se io vado a scansionare, la prima informazione che mi viene fuori è: attenzione che questa roba è rubata. Quindi che cosa dovrebbe fare il negoziante magari che fa queste piccole magagne? Dovrebbe cancellare il codice, ma cancellare il codice è come comprare una macchina con come dire, il nome di telaio, quindi vuol dire che non ha valore. E quindi vuol dire che si innesca un meccanismo completamente diverso. Esatto. Questo dovrebbe andare però un po' di pari passo con l'apertura delle banche dati, cosa che attualmente non è. Nel senso, tante banche dati sono chiuse, sono disgiunte, le banche al settore pubblico. Non c'è la possibilità di avere poi un certo controllo. Non vado a prendere i dati da una banca dati. Se tu per fare dati, un match poi se volessi verificare. No, i dati devono essere già lì. Cioè, i dati sono lì dentro e sono dichiarativi, sono d'accordo, però come dici tu, per esempio, che arriva da quella spedizione del porto X, e io poi non posso vedere, io consumatore, cioè sono nell'ottica di una diffusione al consumatore in maniera rapida. Non diciamo. È vero, se io ti dico che io ti devo dare, non è partita da quel porto, io ti devo dare un modo per andare sul sito del porto, della capitaneria di porto. Quindi c'è l'apertura della banca dati. Ma e certo, io vado a mettere soltanto dati che sono pubblici. Cioè, se ti metto la foto del campo per la satellite... Per avere un uso maggiore, comunque, per fornire informazioni più dettagliate, più ampie, devo avere più dati a disposizione. Esatto, però questo che cosa succederà?
saranno obbligati ad aprire perché è la richiesta che arriva dal basso, perché qualcuno potrebbe indirizzare i propri acquisti proprio perché quell'informazione non c'è. E quindi vuol dire chi viene dopo, che teoricamente ha potere contrattuale un po' di più, dice sì, però quel dato lo devi mettere pubblico. Cioè, per farti un esempio, il catasto. Tu cosa fai? Cioè, io non è che vado pubblicamente, guardo il catasto, devo pagare, faccio la misura del catasto, cioè, sì. È una distorsione dell'informazione. Tu ce lo scrivi, però per verificarlo tu comunque ho una fila a pagare. Concettualmente no, allora, no, così non funziona. No. L'idea è tu ti fai dare il documento dal catasto, idealmente te lo fai dare anche con la firma digitale del catasto, a quel punto lì il documento l'hai pagato, lo metti tu ed è accessibile a tutti, quindi anche se non viene dato direttamente dal catasto, chiunque ha quella copia del documento vede che è firmato e a quel punto lì in quel momento però diventa pubblico, diventa pubblico, quindi teoricamente io grazie a te posso sfruttare quello che tu hai pagato, però vuol dire che quello che hai pagato si paga una volta, ma è di beneficio comune, quindi vuol dire che il catasto dice vabbè, io l'ho venduto una volta, ma basta solo che ogni singolo, come dire, utente fa questo atto di fede per tutta la comunità, e vuol dire che mi conviene aprirlo perché prima o poi qualcuno che lo mette pubblico, quindi vuol dire che proprio sono i piccoli che poi fanno questa sorta di rivoluzione. E quindi vuol dire che chi ha il potere, quindi il potere dei dati, teoricamente non l'ha più, perché uno dice sì, adesso sono disposto a comprare questo, adesso lo metto pubblico, quel dato lì è finito di venderlo. E quindi è la condivisione dei dati che porta a un beneficio collettivo. Esatto, esatto. Che all'inizio non si poteva, poi è andato Spotify, cioè è stato già proposto. E sei nello stesso percorso. Veramente interessantissimo e probabilmente andremo avanti tantissimo, veramente complimenti di nuovo. Grazie.